Avanti più ogni ricordo sfuma, chi avrei bisogno di esperienza per un'esistenza senza tutta questa densa bruma. Di verità la vita non ne insegna una, sei tu che prendi dagli eventi che quasi consuma. Io mi sforzo fino a diventare blu, ma senza memoria alcuna cosa vuoi che ne desuma? Soltanto flashback, una marea in cui di quel che sai ne hai solo una vaga idea. Prego premi rec, così che fissi questi istanti di odissea che mi mandano in apnea, da cui tu puoi cavarne veri guai. Attenta a quel che hai fatto, ovvero attenta a quel che fai, perché il male ricevuto prima o poi lo scordi, è quello inflitto che non dimenticherai. Ma passeggio passi con i piedi scarpe dalla punta storta sui sentieri di ieri, ma cosa importa dal momento di ogni volta, quasi giunti alla meta, la mia strada puntualmente si biforca, un eterno andirivieni sulla mia memoria corta, su di un'agenda che ormai non mi conforta, dove ogni nota non è che una chiosa distorta, ricordo solo di un paese dove chiosa si sporca. Poltrone, forza, forza, scorza, soluzione, non riesco a fare oltre, vizio, pregiudizio, a volte suona, manca che le riesca a fare, riesco, ma che esca a fare, qual esca, può a bocca, limite del ricordo, morto, concordo e fuga, lunghi passi, come funghi, lunghi pasti, tu masti, che riende carne, pizze, care o prezzo, sti flashback, come scavatore track, come scava un capo crack. Metricamente pozzi spiega il tutto, ma il tutto sta rinta, nasce di a fianco, parte cartine, pola mente, rinda non tappa chi ne te rinta. Conto e con basta e pronte dalle facce fino a che non scassa a fronte, come fronte rinto vinto, più pisando come un'armata chiusa. Fino a mo' è verde sul land, rendete conto quando tra capi e le quante sono labili e quando sono labili i ricordi e l'alibi. Ciao, Marco.
Buonasera, pronto? Si sente Cristian? Ok. Buonasera cari amici del Rione. Iniziamo un'altra volta tristemente da un minuto di silenzio che la Battipagliese ha concesso praticamente a un altro figlio di Battipaglia, un altro figlio dello sport battipagliese che purtroppo tristemente ci saluta. Innanzitutto voglio dare il buonasera ai nostri ospiti Tommaso Prisco buonasera. E Marco Simaldone, rispettivamente attaccante esterno e portiere del Calcio Stella. Voglio ringraziare anche la società e Mister Cirillo che ci ha concesso, che ha concesso ai ragazzi di venire a rappresentare la società e la squadra in questa occasione, in questa trasmissione. La prima domanda mi sembra d'obbligo: conoscevate Sergio? Non direttamente come persona, ma lo conoscevo di nominata, insomma. So che era un bravissimo ragazzo, lavoratore, aspettato da tutti. E è una grave perdita. Purtroppo non ci sono parole. Quando cede una persona così giovane, non so spiegarlo, sinceramente. Sergio era un paciere, era un ragazzo sempre col sorriso, capace anche di svoltarti un po' la giornata, grande lavoratore. Conoscevo un po' la famiglia da parte della compagna, conosco, e tutti distrutti perché appunto va via un brav'uomo, è andato via un brav'uomo. Siamo tutti comunque molto molto rattristati da questa perdita per la comunità battipagliese, ma io direi di iniziare a vedere le immagini le foto della partita del Calcio Stella.
Sì, le foto di Gerardo, che salutiamo, Gerardo Di Franco, un grande Gerardo, amico. Un grandissimo grazie Gerardo amico. Per il book fotografico. Storico fotografo del calcio battipagliese, sì, della Battipagliese in primis, ma del calcio battipagliese. Ragazzi, la prima domanda che io vorrei farvi è ovviamente sul risultato. Il risultato è eloquente, che non lascia spazio, secondo me, ad interpretazioni, ovviamente, un 17-0 che ha praticamente surclassato gli avversari. Ma a cosa è dovuto questo risultato così eclatante? Allora, sicuramente noi siamo molto molto motivati, quindi fondamentalmente non c'è un perché, ma sicuramente loro purtroppo non hanno le potenzialità per essere una squadra vera e propria. Noi lo siamo perché innanzitutto siamo uniti, siamo 11 giocatori in campo uniti, 11 guerrieri e direi anche 20. Tutti, vabbè, tutti. Contando anche, sì, esatto, i ragazzi fuori. E quindi noi vogliamo fare questo fino alla fine, cioè vincere e divertirci soprattutto, perché tutto è nato come una squadra di amici. Questo che viene è stato una sorpresa, diciamo, perché noi eravamo partiti solamente per divertirci, per essere una squadra, noi siamo tutti amici. Non vi aspettavate di trovarvi in cima alla classifica a questo punto del campionato? Personalmente no, personalmente non pensavo di avere questo riscontro quest'anno, infatti sono molto molto contento, siamo molto molto contenti, siamo davvero, come dire... Stupiti anche del risultato. Sì. Ma comunque consapevoli delle vostre potenzialità. Allora, questo è sicuro, perché comunque c'è qualcuno che ha già giocato in altre categorie e si sapeva già che qualcuno magari poteva uscirne un po' meglio, diciamo, tipo dell'Arciprete. Quindi abbiamo giocatori così, Alfano, che... Possono fare un po' da locomotiva della squadra e trainare esatto. Sul ma stesso Simaldone può confermare questa teoria. Come l'hai vista la squadra avversaria? Come mai secondo te c'è stato un risultato così schiacciante? Non hanno le basi, non sono preparati, non c'è la squadra, è come se la società non fosse vicina a questo poi settore giovanile, che dovrebbe essere, da quanto ho capito, un settore giovanile. Ma presentarsi in 10... neanche 10 magliette, sì, non me ne ricordo. C'erano due portieri in campo, praticamente un paio di portieri in campo, sì, uno tra i quali divise diverse con divise diverse. fa anche male questa cosa, perché comunque come noi, come Calciostella, Campagna, insomma tutte le altre realtà che giocano questo campionato, lo fate seriamente? Lo facciamo seriamente, ci proviamo, ci divertiamo, però ci mettiamo anche appunto la serietà. Noi due volte a settimana ci alleniamo in 20 persone sul Sant'Anna e questo mi fa pensare, il risultato di sabato mi fa pensare che loro non fanno così, hanno tutt'altra idea di calcio, che poi chiaramente è fallace, perché si riscontra poi un 17-0 che non so neanche i ragazzi perché. Poi tra l'altro, diciamo, 17-0, qualcuno magari, ho visto un commento sotto praticamente le foto di Gerardo, che saluto un'altra volta, avrebbe potuto dire 17-0, diciamo, per onore del fair play avreste potuto fermarvi prima, però c'è un motivo, almeno a come so io. Voi comunque siete in lizza per la vittoria del campionato. Assolutamente c'è sì, non vogliamo lasciare reti. Nessuna briciola, sì, noi sì. Vogliamo assolutamente, se, l'obiettivo è provare a vincere il campionato, e lo dico serenamente, perché il gruppo c'è, il mister ha creato veramente una bella realtà, proprio tattica, e ci mettiamo l'impegno e noi vogliamo arrivare a quell'obiettivo lì. Chiaramente però ripeto, questo 17-0, il fatto di doversi fermare, io non sono d'accordo, perché noi giochiamo a calcio, il calcio si gioca così, problemi loro se non si presentano in 11, voglio dire.
Non vedo perché dovevamo fare il fair play, non l'hanno avuto neanche loro all'andata neanche quando si sono andati allora, via dal campo, sono rimasti in sette per farci vincere la partita poi a tavolino e anche questa volta a presentarsi in 10, quello non è fair play. Allora, se ci deve essere rispetto, deve essere comunque da ambo le parti, certo, da ambo le parti, quindi allora magari l'anno prossimo vediamo, parliamo di fair play l'anno prossimo, ma quest'anno probabilmente no. Non sapevo di questo risvolto dell'andata, della partita di andata, in cui, cioè, praticamente loro hanno abbandonato il campo o si sono presentati direttamente? No, loro hanno iniziato la partita, secondo tempo risultato più o meno 8-9-0, e loro, insomma, uno cade a destra, uno a sinistra, è stato brutto, perché comunque, ripeto, abbiamo anche comunque il nostro capitano a famiglia, ci sono ragazzi che hanno famiglia, facciamo le trasferte, quindi è un peccato poi finire le partite così. Volevo sottolineare il suo punto di vista, che noi ci alleniamo alle 8 di sera, due volte a settimana, con persone che hanno famiglia, chi ha lavoro, chi ha la notte, chi lavora, cioè, quindi questa è una mancanza di rispetto. Comunque tante persone, nonostante i tanti impegni lavorativi, anche magari la stanchezza di una giornata, comunque si presentano seriamente al campo per l'allenamento, figuriamoci per le partite, che comunque è anche una questione di rispetto per l'avversario. Fa sembrare un evento del genere come se si giocasse una partita tra amici, che voglio neanche al campetto, al vecchio campetto, sì, fa risultare tutto molto molto poco professionale, anche se si tratta di terza categoria, sì, però comunque comunque deve sempre una parvenza di serie. Ci sta l'amatori, giusto? Appunto, sì, ci sono gli amatori, ma ci sono anche tantissimi campetti in affitto dove si può andare a giocare quasi. Ma poi perdonatemi, il calcio va rispettato. Se giochi a calcio, se fai sport, lo sport che fai va rispettato e celebrato, che quello non è il modo giusto. E poi riallacciandomi, diciamo, sempre a questo argomento, perché poi diciamolo anche a chi ci ascolta, l'Eragon, che praticamente nel vostro girone con il quale avete vinto 17-0, è una seconda squadra. Esatto. Di una squadra praticamente dell'Eragon che milita in eccellenza o promozione, non mi ricordo. Mi sembra di giochi in eccellenza. Dovrebbe essere eccellenza. Mi sembra l'eccellenza. Mi sembra debba essere. Ma secondo voi ha senso tenere una seconda squadra e fargli disputare un campionato? Cristian, possiamo vedere la promozione, Ok. Possiamo vedere il calendario dell'Eragon? Così ci rendiamo conto un po' del tenore delle partite, che non me ne vogliono, cioè, se casomai dovessero vedere questo video quelli della società dell'Eragon, non me ne vogliono, stiamo soltanto constatando i fatti. 12-0. Come possiamo vedere, ci sono 9-0 dell'andata del primo tempo vostro. Poi c'è un 12-0, un 6-0, un 6-2, 13-1, 14-4, 12-4. Io penso sia anche inglorioso andare a guardare tutti questi risultati, ma specialmente per i giocatori che vanno a giocare queste partite, mandare questi 10 ragazzi allo sbaraglio in un campo senza nemmeno le 10 divise per affrontare la partita, io penso che comunque ne vada anche del prestigio comunque della società dell'Eragon, che comunque hanno una signora squadra in promozione. Assolutamente sì, appunto, hanno una signora squadra in promozione, e credo che questo tipo di evento, questo tipo di approcci a queste categorie ne vada soltanto a ledere l'immagine della società al completo. Pienamente d'accordo. Adesso volando, diciamo, un po' la questione dell'Eragon, ti volevo fare una domanda per quanto riguarda il tuo ruolo, però prima volevo dare un'occhiata ai risultati e alla classifica, così facciamo vedere anche ai nostri ascoltatori com'è la vostra situazione di classifica e quant'altro. Allora, questa mi sembra sarà la prossima giornata. Ecco. Allora, Calcio Stella Eragon 17-0, Oliveto Citra Buon Abitacolo 0-0, Sporting Poseidon Calcio Campagna 0-1, Atletico Montesano Controne Sport 3-0. Andiamo a vedere la classifica. Come dicevamo prima, siete in cima alla classifica con 29 punti, segue il Calcio Campagna a 26 punti e il Buon Abitacolo a 22. Poi più staccate ci sono Sporting Poseidon a 16, Controne e Oliveto Citra a 13, Atletico Montesano 10, Altavilla Silentina 5 e l'Eragon ovviamente a 0 punti.
Per quanto riguarda, c'è un altro dato che si riallaccia ovviamente alla domanda che stavo per farti, che voi praticamente avete subito soltanto 8 gol, siete la difesa meno battuta del girone. Il merito di questo dato va al portiere che abbiamo ovviamente qui presente oggi, alla difesa o a mister Cirillo che ha dato un'impostazione difensiva impeccabile? È inutile dire che il merito è spartito in tre parti uguali. In primis io metto il mister perché guida e faro della squadra e l'approccio tattico che dà alla nostra difesa è quello giusto, visti gli 8 gol subiti, quindi che dire, tanto di cappello. Specialmente un plauso speciale al capitano, a Gerardo Mangino, che ti salutiamo. Salutiamo grande Gerardo, tra le altre cose, amico intimo di Sergio. Voglio sottolineare questo anche per quanto riguarda l'Erion. Gerardo era sul campo, ha giocato con la fascia, con il lutto che ha dovuto subire. Quindi ci deve essere rispetto. Chiudiamo la parentesi Erion. Per quanto riguarda l'approccio difensivo di Gerardo, di tutta la difesa, sono fantastici, ragazzi. Gerardo è di un'altra categoria, il nostro capitano è assolutamente di un'altra categoria, il mister sta anche facendo, insomma, giocare ragazzi nuovi, ragazzi giovani, giovanissimi. Penso a Michelino Dati, sì. Prime esperienze in questi campionati. Fratello Davide a sinistra, terzino a sinistra, sta iniziando a fare esperienza. La nostra difesa è... Siamo una muraglia, ci piace, siamo bravi. Il mister è una grande personalità e i risultati si vedono. Siamo uniti, come ho detto prima, siamo una squadra, siamo uniti. A 6 partite dalla fine, il Campagna mi sembra abbia vinto, quindi non molla la presa, rimane a 3 punti di distanza. Tu pensi che ci sia qualche partita che vi possa mettere in difficoltà tra le prossime 6 avversarie? E se sì, quale? Allora, se continuiamo ad avere questa mentalità, quindi allenarci 2 volte a settimana, impegnarci ad ogni allenamento soprattutto, e andare sul campo con la mentalità non di vincere, di giocare, perché noi vinciamo quando iniziamo a giocare palla a terra. Noi abbiamo i ragazzi giusti per farlo, abbiamo tecnica, proviamo molti schemi nell'allenamento, quindi se vogliamo lo possiamo fare. Quindi sono scaramantico e non voglio dire nulla, però dico solamente che se andiamo sempre con questa mentalità possiamo avere degli ottimi risultati. Ieri il risultato ovviamente è esorbitante, è fuori dal normale, però c'è un dato che bisogna sottolineare: altri 7 gol di Toni dell'Arciprete. Fuori categoria. Sì, ma a quanti gol arriverà a finale? Adesso a quante? Possiamo vedere la classifica? 20 gol, se non mi sbaglio. 20 gol, 25. Quindi se possiamo vedere 22, ecco, sì, 22, mi ricordavo più o meno era sopra i 20 gol, intorno ai 20 gol. 22 gol, a quando arriverà a fine campionato? Quanti gol? Ma Toni non ha limiti, non credo che gli possiamo dare limiti per quanto riguarda i gol. Se sta bene e gioca con la squadra e mantiene sempre quella mentalità che porta ogni domenica, perché ripeto, Toni è di un'altra categoria, quindi anche ai ragazzi giovani, ai ragazzini che si approcciano a questa categoria può dare solo tanta esperienza. Ha giocato in campionati molto più alti, chiaramente, quindi è fuori categoria. Toni non credo abbia limiti, anche fisicamente è un passo avanti a parecchi difensori terza categoria. Quindi non mi sento di dare limiti a Toni ad Antonio dell'Arciprete, che potrebbe arrivare tranquillamente a 50 gol per quando... Ma tranquillamente no, a 50 gol, voglio dire. Com'è in allenamento? In allenamento è una... Nello spogliatoio. Una presenza si fa sentire, Toni... Ripeto, Toni è di un'altra categoria, ha giocato con persone... con giocatori già più blasonati, porta solo esperienza, sempre forza di volontà e...
E poi è importante perché una persona come Tony fa gruppo, fa tanto gruppo, e alla fine in queste categorie qua credo che il gruppo poi alla voglio. Fine è quello che infatti è importante. Io ne voglio apprezzare l'umiltà soprattutto, proprio essendo un ragazzo di un calciatore in questo caso di un'altra categoria, io ne voglio apprezzare l'umiltà, perché è uno che si fa, come ha detto lui, si fa sentire in campo, si fa sentire nello spogliatoio, si fa sentire in allenamento, quindi pure lui avendo un lavoro, avendo sempre presente. Sono tutte doti molto molto importanti per un giocatore. Poi se tra l'altro con tutte queste doti poi ci metti un tasso tecnico abbastanza elevato, risulta avere un fatto gol quest'anno alla fine del mondo. Sì, veramente dei gol. Mi sembra un paio le abbiamo riprese ed erano gol veramente di pregevole fattura, no? Permettetemi il termine, un tacco che si supera l'avversario, tira al volo. Quello veramente ci vuole una tecnica abbastanza elevata, a parte tutte le qualità che voi avete descritto, il fatto di fare gruppo, il fatto di essere esempio, di essere serio negli allenamenti, di impegnarsi, di essere diligente nonostante gli impegni di lavoro e anche familiari e quant'altro che tutti noi possiamo avere, comunque metterci anche la qualità tecnica e la prestanza fisica e atletica, perché poi lui, io so che si allena, diciamo, anche al di fuori del calcio lui si allena, sì, comunque fa per lavoro proprio, lui è un preparatore personal trainer, sì, ecco, un preparatore. Quindi diciamo fisicamente, atleticamente sta benissimo, ci mette anche il tasso tecnico elevato, secondo me un giocatore straordinario. Il nostro sì. Bomber Falcone. esatto, il Bomber Falcone magari di 10 anni fa. Forse sicuramente adesso lo salutiamo, aspettiamo qui in studio, aspettiamo qui in studio per parlare un po' di tutti i gol che ha fatto tantissimi gol Gianluca nel corso di della 700. Sua carriera. Cioè, quindi vediamo. Altri 300 i gol di Romario, sì. Tanti altri 3-4 campionati penso ce l'abbia nelle gambe. Ma spero altri 10, quando c'è la qualità, puoi giocare anche fino a 50 anni. L'ultima partita a Buonabitacolo è stata una vittoria molto importante, sì. Perché era praticamente quasi uno scontro diretto, perché il Buonabitacolo è in terza posizione, però era molto importante anche per mantenere quel vantaggio sul Campagna, che poi comunque aveva vinto a sua volta. Un'altra doppietta di Tony anche in quel caso, in 2 minuti, come ci potete raccontare un po' la partita? Non siamo stati alla partita settimana scorsa, mister Cirillo ci ha raccontato qualcosa, volevamo qualche particolare in più, che emozioni avete provato in campo? È stata una partita molto intensa. Partita sentitissima, perché siamo andati in svantaggio e comunque loro avevano anche loro gli spalti pieni, sì. Hanno una bella cultura, no, ma fanno calcio, hanno una bella cultura calcistica, siamo in ottimi rapporti anche con la presidenza, con la società. Infatti, sono bravissime, veramente brave persone. Mister Cirillo, accolto... quando intervenne in trasmissione settimana scorsa, ne parlò benissimo, dice che fu un'ospitalità e un'accoglienza unica. Sì. Tanto rispetto, tanta accoglienza, ma proprio l'accoglienza giusta. Fare calcio così è sempre bello, anche se vai a fare la trasferta, insomma, a Buonabitacolo, l'oretta di pullman magari un po' così, però poi quando vedi questo riscontro qua fa anche piacere, è bello anche quello. Sono belle soddisfazioni. Sì, la partita è stata intensa, ripeto, abbiamo subito il primo gol, la squadra si era un po' inizialmente disunita, però poi alla fine leader come Tony, la personalità del mister e la voglia poi di andare a rincorrere il risultato, i 3 punti fanno sì che il secondo tempo si pressi alto, abbiamo pressato sempre alto, li abbiamo lasciati nella loro metà campo, abbiamo giocato per una 20 minuti buoni intensamente nella loro metà campo e siamo riusciti appunto a pareggiare e 2 minuti dopo con quella voglia lì a ribaltare il risultato. È inutile dire che sul 2-1 siamo esplosi tutti, mai visto il mister Cirillo correre in campo, l'abbiamo visto correre in campo, sempre freddo il mister Cirillo, mantiene sempre la calma, gestisce la pressione, però si è lasciato andare perché obiettivamente è stata una vittoria sofferta, no Tommy? Allora, sicuramente è stata sofferta, perché io ammetto che quando avevo perso un po' le speranze, penso che anche la squadra, si era sentito anche dalla squadra questa cosa, quando avevamo perso un po' le speranze di questa probabile vittoria o pareggio,
è successo l'incredibile, perché è iniziato tutto con... è stato bravo il mister a mettere due giocatori in campo più offensivi, un terzino più offensivo e un esterno. Quindi quando un po' avevamo perso le speranze, perché fondamentalmente è andata così, è successo l'incredibile. Il primo contropiede, quando abbiamo fatto l'1-1. Un po' quelle classiche partite quando ci provi, sì, non vuole entrare, sì, poi no, appena entra il primo gol si è tolto il tappo e entra subito anche un altro. Esatto. È stato... Ma sono queste prestazioni che danno più consapevolezza alla squadra, da quella consapevolezza e vi fa dire, cioè, allora siamo una squadra, cioè siamo veramente una bella squadra. Se abbiamo ribaltato questa partita vuol dire che la squadra c'è da tutti i punti di vista, o sbaglio? Siamo una squadra e siamo uniti, l'ho detto prima, lo ripeterò ancora, noi siamo una squadra, siamo uniti e quando giochiamo insieme questi sono i risultati, l'ho detto, è sempre una soddisfazione. E io credo che continuando di questo passo arriverete lontano. Non voglio dire nulla, sono perché non è facile, cioè, mantenere la concentrazione in una partita molto importante, andare in svantaggio fuori casa e poi come tu dicevi prima, infatti, poi ribaltare la partita, si rischia di disunirsi, poi l'ansia di ribaltare la partita, cercare il gol che non arriva, può anche magari un po' demoralizzare, far tremare le gambe ai giocatori, o sbaglio? Assolutamente non sbagli, ma è lì che si vede poi appunto la squadra. Io parliamo di una partita per esempio nella quale io non ho giocato, io sono fermo da più di un mese e per 3 giornate di squalifica e per infortuni ho combinato una brutta avventura con un arbitro Oliveto Citra. Ho dovuto portare di forza nello spogliatoio. proprio lui. Quindi è subentrato il mio secondo Michele, che saluto, ha fatto grandi miglioramenti e anche grazie al mister, anche questo è importante, proprio tutta la difesa, tutta la squadra partecipa alla fase difensiva, ecco perché poi gli 8 gol. E il bello del calcio però è anche questo, è soffrire per poi arrivare alla soddisfazione finale, voglio dire, lo sport è bello per questo, credo. Ti posso chiedere, poi io sono molto curioso, se avete sempre particolari, sono un bel po' di giornate di squalifica, cioè che cosa era successo per farti avere quella reazione? Diciamo che... Già ride, lui lo sa cosa è successo. Lo sa benissimo. Diciamo che... lì la partita, quello è stato un pareggio, abbiamo pareggiato là Oliveto, no? Sì, 1-1. Dopo aver subito il pareggio in circostanze davvero assurde per quanto riguarda l'arbitro, perché poi è vero sì che gli arbitri spesso in queste categorie sono vittime di alcuni giocatori, è vero, perché molto spesso sono molto giovani, hanno appena iniziato, ovviamente. Esatto. Però c'è da dire anche che ci vuole rispetto e per l'arbitro, però l'arbitro deve comunque rispettare quelli che sono gli 11 giocatori, tutti i giocatori in campo, gli staff, gli allenatori. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Quell'arbitro non ne aveva e purtroppo su un ennesimo fallo che doveva essere a favore nostro, ma che addirittura lui ha ribaltato a favore loro, io insomma ho iniziato a protestare, poi lui ha capito una cosa per un'altra e diciamo che tu non sei proprio dolce. Sicuramente. Sei una persona molto sensibile. Sicuramente. però ripeto, nel momento in cui si manca di rispetto proprio a livello personale, quindi sono sbottato un po' e la mia espulso, neanche la doccia mi voleva far fare addirittura fuori dallo stadio. Dovevo uscire fuori dal campo. Quando hai preso 5 giornate? 3 giornate, e sottolineo l'Oliveto, c'erano 4 gradi, neanche la doccia calda. Ed è andato bene comunque. Neanche la doccia calda bene, 3 giornate. Quella di Buonabitacolo è stata una vittoria importante, l'avete festeggiato in qualche modo, magari, che so, un brindisi? Albert da Manuel Celano, che saluto. Grande Manu. Ti voglio bene. Sì, il punto di ritrovo poi è il Betto di Sea, sito, non mi ricordo la via, però insomma Piazza Madonna, dietro le poste, perché siamo una squadra di amici, nasce da lì, il Calcio Stella nasce anche da lì quest'anno. E quello è una
rappresenta il Stella, diciamo, rappresenta il Rione Stella di Battipaglia, nasce da lì. Certo, nasce sì. da lì. Dico, il gruppo quest'anno è, siamo tutti amici che insomma ci vediamo lì spesso. Ti la sera. Sì. Un plauso ai fratelli Celano anche per questo. Dai, sono prodigati per la squadra, sì. insomma. Un ottimo lavoro da parte di tutti, credo, la verità, siamo una bella realtà. La prossima a Condrone, cosa vi aspettate? Credo che ci aspettano comunque con il coltello fra i denti, eh. Non sarà proprio, però... Anche se il Condrone non, diciamo... Ah, ecco, le 13 punti in zona lì. Playoff. Esatto, sì. è lì, perciò è dico. Proprio in zona playoff, se la gioca con l'Oliveto Citra praticamente a pari punti, Montesano a meno 3, c'è anche lo Sporting a più 3, sì, diciamo, sta proprio in piena, esatto. piena bagarre playoff, sì. Quindi sicuramente avranno un atteggiamento combattivo, non concederanno niente, io credo. Sì, come... cioè, andiamo anche in casa loro, quindi voglio dire... Sì, voi che partita vi aspettate? Maschia. Partita esatto. maschia, tanti contrasti, partita giocata a centrocampo probabilmente, un po' come il buon abitacolo, un po' come a buon abitacolo, partite dure, queste sono partite credo dure, anche perché quando sei la prima della lista inevitabilmente ti aspettano tutti, tutti vogliono fare bella figura con la prima. Sanno che arriva una squadra forte e determinata e comunque non vogliono sfigurare. Esattamente, ovviamente. Vogliono far vedere sempre il loro valore. Il valore credo che abbiano, vista la posizione in classifica. E comunque sarà una partita sicuramente difficile da non sottovalutare, ma non vanno sottovalutate tutte comunque. Non abbiamo sottovalutato nemmeno quella con la Rayon. Nello spogliatoio eravamo concentrati. Infatti si è visto poi in campo 17-0. Esatto. Noi siamo sempre diciamo sulle spine. Vabbè, noi comunque io spero che oltre a un buon risultato lì si mangia pure bene, quindi spero esatto. Condrone. Spero che il fagiolo ci sarà buono. Esatto, ci sarà un buon seguito dopo, un buon terzo tempo. Speriamo bene. Vediamo, mister Cirillo vi ha dato già qualche indicazione su quella partita e se non ve l'ha data ancora, voi che indicazioni vi aspettate? Ma ci vedremo domani sera esatto. sul campo, quindi ne parleremo domani sera, vedremo un po' il mister cosa ha da dire, ma il mister punta sempre tutto comunque sull'atteggiamento, l'importante è andare lì, giocare, fare il tuo gioco. E non avere paura di nessuno, calcisticamente parlando, agonisticamente parlando. Quindi mi aspetto le solite raccomandazioni. Mi raccomando, sabato a sera. Mi raccomando, se si gioca di domenica. Quindi si giocherà sabato. Si giocherà sabato. Allora mi raccomando, sicuramente. Sì. Quindi non ci sarà beber drink per te. È meglio quando si gioca il sabato. Poi sabato sera. Esatto. Il sabato sera poi è per noi, ce lo teniamo. Poi festeggiamo il sabato sera le vittorie del sabato pomeriggio. Allora, io direi di passare all'argomento successivo, un po' di Battipagliese. Voi siete Battipagliese, entrambi sicuramente tifosi della Battipagliese, come tutti il resto dei concittadini. Quindi volevo vedere un po' i risultati e la classifica innanzitutto della seconda categoria, così ci rendiamo subito conto come cosa è successo questa settimana e come siamo messi in classifica. Questa è la prossima giornata, sì. Era la 16ª questa, se non sbaglio. No, la 17, allora a posto. Se ci arriviamo, ci siamo. Eccoci. Ci siamo, alleluia, ok. Allora, si è giocata sabato, zone alte quadrivio Pollese 2-0 della zone alte quadrivio di Mister Lembo, che dopo avremo in collegamento telefonico. Poi Stella Cioffi domenica, giustamente alle 9:30, Stella Cioffi Sporting Club Valomonte 4-1. Virtus Battipaglia Battipagliese 0-8. Atletico Battipaglia Social Friends 5-0. Caggiano Calcio Real Santa Cecilia 5-3. Sassano Calcio Sicignano 1-2. Riposo al Prosala. La classifica vede ancora in cima la Battipagliese con una partita in più rispetto all'Atletico Battipaglia e 4 punti di vantaggio. Segue zone alte quadrivio a meno 8 dalla seconda Atletico Battipaglia in questo momento, ma con un'ulteriore partita in meno, quindi due partite in meno rispetto alla Battipagliese e una in meno rispetto all'Atletico.
Quindi diciamo la situazione playoff è ancora tutta da decidere. Segue ovviamente anche il Secignano a 30 punti ma con 16 partite, il Sassano 26 con 15 partite, Social Friends 22 con 16, Social Friends 22, Stella Cioffi 20, Pollese 17, Prosale Sporting Club Palomonte 13, Real Santa Cecilia 12, Caggiano Calcio 9, chiude la classifica di nuovo in ultima posizione la Virtus Battipaglia. Ovviamente, come stavamo dicendo, la situazione di classifica sorride alla Battipagliese che prima, anche se con una partita in più rispetto all'Atletico, però può vantare 4 punti di vantaggio molto molto importanti, perché anche laddove l'Atletico nel recupero con la partita della partita che ha riposato la Battipagliese, quindi praticamente la Battipagliese ha già usufruito del suo riposo, nella partita che poi andrà a recuperare quando riposerà la Battipagliese, vincesse comunque la Battipagliese resterebbe ad un punto di vantaggio. Io direi che possiamo far vedere anche i gol e le azioni, sì, e abbiamo, di cui abbiamo le immagini ovviamente. Questi sono i gol. Due partite ovviamente senza storia, anzi diciamo tre: la vostra partita 17-0, 8-0 della Battipagliese contro la Virtus, e poi c'è stato nel pomeriggio anche il 5-0 dell'Atletico Battipaglia contro i ragazzi della Social Friends. È una supremazia battipagliese, un buon anno per Battipaglia. Sì. Sono buoni propositi per aspettarci un altro buon anno l'anno prossimo, quando meno almeno qualche squadra, cioè 3-4 squadre hanno la possibilità comunque di accedere alle serie superiori. La Battipagliese sta facendo il suo campionato, è una squadra costruita per vincere, armata costruita per andare ovunque la domenica a demolire qualsiasi altra realtà con quei giocatori che sono di altre categorie. Sì, parliamo, sì. Cioè, parliamo di giocatori affermati anche nel panorama proprio regionale. Pasquale Cesaro è uno dei pochi 10 che io ricordi giocare con tutti e due i piedi indistintamente, senza soffrire il piede debole. Gianluca Falcone, che lo commentiamo a fare, credo che Pasquale anche di buono, oltre ad avere un bel piedino sulle punizioni, anche un 10 non proprio atipico, per coltivare un 10 moderno, diciamo così, perché anche una buona atleticità comunque. Di oltre 30, penso abbia più o meno 34-35 anni, sì. Anni. Parliamo di un ragazzo che comunque gli anni suoi ce li ha e atleticamente è ancora, può dare ancora tanto e dà ancora tanto. Radamel Falcone. Questo andava più qualche anno fa, mi sa che mi sarebbe piaciuto. Per me sarebbe sempre. Comunque ci sono anche comunque altri ragazzi che fanno la differenza, Vittozzi. Cioè, Michele Vittozzi potrebbe tranquillamente, per il fisico che ha, per come si mantiene, per il tasso tecnico che ha, potrebbe tranquillamente giocare categorie ma molto molto più alte. Sì, lo penso anch'io. E se invece continua a giocare qui in seconda categoria con la Battipagliese è perché evidentemente il concetto di Battipagliese è radicato anche in Michele, così come tanti altri ragazzi. Io penso a Benci Venga è veramente un ragazzo forte. Sì. Io sarò di parte, ma c'è mio cugino Raffaele Ciotti che lo salutiamo, abbiamo avuto anche qui oggi insieme al presidente Lerro, sì. Io sarò di parte, però... Grande, ti faccio subito una domanda a bruciapelo, sì, visto che sei di parte. Sì. Hanno adesso attualmente 25 Gianluca, se non mi sbaglio, 22... 18 e 16, scusami, allora 18 e 16, sono confuso con i gol di Toni. 18 Gianluca, 16 Raffaele e 12 Vittozzi. Cioè, sono 40-50 gol. Cioè, è normale. Secondo voi, questo tridente, se lo espiandassimo dalla Battipagliese, fino a che serie, cioè fino a che livelli potrebbero giocare tutti e tre, come stanno? Ma se non tenessimo conto della tenuta fisica, esatto, che bisogna avere comunque durante tutto un campionato di serie alte, io penso che tranquillamente un'eccellenza, sì, a vincere, sì, 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 sì. Perché no?
Perché un livello sia poi si amalgamano bene sia a livello tecnico, fisico che di furbizia, di astuzia, ma di esperienza. Quando si sa giocare a calcio c'è poco da dire, quando si sa giocare a calcio non c'è bisogno neanche appunto di parlare, fanno parlare i piedi, fanno parlare, ma anche parla molto la mentalità, la mentalità che hanno in campo, che mettono in campo quando si presentano, cioè loro è come se giocassero sempre in casa anche fuori, cioè questo è anche un quel punto in più che ti portano, cioè da non si spiega. A parte il lato tecnico, però là è anche questa determinazione molto probabilmente. Allora, ieri allo stadio, quando siamo andati a vedere la Betty Paese, abbiamo raccolto qualche intervista, qualche piccola intervista. Questa la dovevamo far vedere prima, mi sono dimenticato. Sì, la facciamo vedere adesso. Allora, questa praticamente avevo deciso di farla vedere dopo il minuto, il tributo che abbiamo concesso a Sergio Satriano all'inizio della trasmissione. Ci tenevo a far sentire le parole di Pasquale nell'intervista che abbiamo raccolto alla fine della partita, in cui praticamente ha dedicato il gol proprio a Sergio e anche a Filippo Viscito, che ricordiamolo sempre abitava proprio qui in questa strada. E niente, ci tenevo a farla ascoltare, Cristian. Si è preso il largo. Eravamo costretti a vincere questa partita perché comunque era un derby. Noi i derby non li giochiamo, ma li vinciamo tutti. Poi il 36 minuti 0-0, spingevamo e non arrivavamo mai più. Poi il mister ha fatto un piccolo cambio tattico e siamo andati subito in vantaggio. Proprio questo cambio tattico ha portato al gol poi di Gianluca Falcone sul calcio d'angolo di Michele Vittozzi di testa. C'è stata la protesta della Virtus Battipaglia Calcio per un eventuale fallo. Un po' c'era, ma di solito in area di rigore si fanno queste cose. Da furbizia, che ha 40 anni, il nostro capitano che ci sta portando avanti tutte le domeniche, ha fatto un gran gol di testa alzandosi 2 metri da terra. Penso che uno come Falcone in queste categorie è un lusso averlo, penso chi è che non lo avesse. Pasquale, il gol su punizione ti ho visto andare ad abbracciare un po' tutti la panchina, ma era rivolta in particolare a qualche persona. Questo gol lo dedico a un ragazzo che purtroppo è venuto all'asilo con me, le scuole elementari, e non c'è più. Lo dico con le lacrime agli occhi perché era un fratello per me, non era un amico. Lo dedico a Sergio e lo dedico anche a Filippo, che purtroppo come fratelli, no, come amici, non ci sono più e stanno giocando insieme a noi tutti i sabati e le domeniche dove andiamo. Grazie Pasquale. Grazie a voi e sempre forza Battipagliese. Pasquale. Grande Pasquale. È veramente, diciamo, almeno per quanto mi riguarda, penso che renda orgoglioso avere comunque in squadra un ragazzo che ogni settimana pensa, diciamo, porta con sé in campo. Diciamo, da prima Filippo, qualche settimana fa, infatti, mi sembra che ad un suo gol lui aveva comunque fece questo tributo di alzare la maglia per salutare, diciamo così, a modo suo il caro Filippo. Anche in questa occasione non ha dimenticato, ovviamente, come giusto ovviamente che sia, non ha dimenticato di dedicare un gol a un suo caro amico che adesso non c'è più. E ci tenevo praticamente a far vedere questa intervista per evidenziarlo, perché Pasquale è così, è un ragazzo di sì. C'era anche un'intervista oltre che non era questa la volevo far vedere prima, l'intervista che volevo far vedere adesso, ovviamente poi l'ho fatta rivedere perché avevo dimenticato di farla vedere prima. C'era l'intervista di abbiamo raccolto interviste praticamente di tutta la sala stampa, come si dice, la tribuna stampa della partita. E vorrei iniziare con quella di Piero Rocco, giornalista di Battipaglia 1929, sì. La devi mettere a video, Cristian, non la vediamo, sì. Esatto. 1929, la partita Virtus e Battipagliese, un po' inglorioso questo risultato, esagerato la partita. Era 90-92esimo, 93esimo il gol di Cesaro. La differenza è stata netta dal punto di vista tecnico, fisico, insomma non c'è stata minimamente partita.
la Battipagliese dimostra di essere di gran lunga la squadra più forte del campionato, a parte quell'incidente per la trasferta di Sassano, poi le ha vinte tutte tranne un pareggio. Una squadra in salute, una squadra che soprattutto ha un tridente fenomenale, Falcone, Vittozzi e l'altro Ciotti, oggi autore di una tripletta, gli altri due di una doppietta. Ecco che ora è terminata la partita, quindi il risultato di 8-0, forse un poco inglorioso per la buona volontà della Virtus, ma del resto il calcio è questo, non è che una squadra si può fermare, per sportività deve continuare a giocare. Credo che comunque questo sia l'ennesimo ponticino, l'ennesima cosa messa per la vittoria del campionato da parte della Battipagliese. Credo che impegni difficili la Battipagliese non abbia più, e bisogna vedere l'Atletico che ora è a 7 punti ma ha ben 2 partite da recuperare, quella di oggi pomeriggio e l'altra perché ha già riposato. Comunque nulla da dire, speriamo che i colori bianconeri possano ritornare ai passi di una volta, certo ci vorranno degli anni. Speriamo anche per la Virtus che questo campionato cambi un po' l'inerzia, che vive una situazione un po' particolare, speriamo si possa comunque ristabilire e riuscire a salvarsi in questa stagione. Certo, l'augurio è questo, anche perché è una squadra volenterosa, però il gap tecnico e fisico con la Battipagliese oggi è stato netto, e speriamo che siano le due squadre di Battipaglia ad accedere alla categoria superiore. Grazie a Piero Rocco di Battipaglia 1929, buona giornata e auguri a tutti voi. Grazie. Anche lui, c'è il microfono? Attaccami il microfono che è staccato. Ah, è attaccato, scusami. Allora, anche lui ha menzionato questa cosa di cui parlavamo prima, del fatto di per sportività non fermarsi, il fair play non sarebbe fermarsi, anzi sarebbe un'offesa per l'avversario, bisogna sempre giocare ai massimi livelli. Certo. Estendiamo ovviamente l'augurio alla Virtus, l'augurio di Piero alla Virtus che possa salvarsi in questo campionato un po' complicato per loro. Volevo chiedere a uno dei due, diciamo a te, pensi ci sarà uno scontro finale poi alla fine? Quali saranno i presupposti in campo? Scontro nel vero senso della parola, voglio intendere, non c'è rivalità tra le due squadre di Battipaglia, un rispetto reciproco abbastanza marcato. Secondo te però, se nel caso in cui si dovesse arrivare con questa situazione alla partita finale, con un punto di differenza tra le due squadre, quali sarebbero i presupposti in campo? Io penso che la risposta l'abbia data Pasquale prima nell'intervista, che loro vogliono vincere, i derby li vincono, loro li giocano per vincere, quindi non lo so, sono sempre un po' di parte, sarò sempre un po' di parte, ma spero che la Battipagliese prevalga su questo scontro. Mentre invece da parte non sono sicuro della stessa opinione da parte tua, perché so che tu hai giocato per anni nell'Atletico, giusto? L'Atletico Battipaglia si chiama Atletico Battipaglia 2018. Il 2018 presidente D'Ambrosio ha iniziato questa avventura e io sono stato il primo portiere, il loro primo portiere. Molto simpatico poi tra l'altro il presidente D'Ambrosio, raccolto anche una sua dichiarazione, poi dopo l'ascolteremo. Una grande persona. L'Atletico Battipaglia per me è una questione di affetto. Il presidente D'Ambrosio ha creato dal nulla una squadra con dei giocatori di categorie, di terza categoria, seconda categoria, prima categoria. Qualcuno che ha giocato in qualche campionato superiore, ma non come questa Battipagliese. Non è il primo anno dell'Atletico e il primo anno della nuova Battipagliese, sono due squadre completamente differenti, di due categorie completamente diverse. Però noi abbiamo comunque vinto poi il campionato l'anno successivo, si è formato un grande gruppo, una grande società. Armando è una persona speciale, secondo me.
saluto tutti i ragazzi dell'Atletico. Per quanto riguarda poi lo scontro con la Battipagliese, io credo che andrà a finire così. Andrà a finire che il campionato si decide all'ultima giornata col più uno della Battipagliese. E poi i derby sono derby. I derby si giocano, tutti e due le vogliono vincere. È solo il campo ce lo può dire. Io non mi sento di dire che la Battipagliese vincerà sicuramente il derby o l'Atletico vincerà sicuramente il derby, perché sono queste quelle che le partite sono le partite quelle belle, quelle che possono finire 4-0 da una parte. Ricordo un derby Inter-Milan 6-0 per esempio, e poi derby 0-0. Insomma, il derby è il derby, non si può prevedere, è imprevedibile un derby. Credo che un derby sia imprevedibile. E non tifo per nessuna delle due, perché sono due squadre del cuore, del mio cuore. Pensi che il campo potrà, diciamo, potrà determinare un fattore, potrà essere un fattore, diciamo così, visto che la conformazione del Pastena è un po' diversa rispetto agli altri campi, è un po' più grande, ma non solo rispetto a Sant'Anna, anche gli altri campi sono leggermente più meno larghi e meno lunghi. Il Pastena non è un campo semplice. Sicuramente potrebbero avere difficoltà i ragazzi della Battipagliese, ma parliamo di giocatori che su quel campo ci hanno giocato per anni. Esatto. Voglio dire, parliamo di giocatori di calcio, parliamo di tanta qualità, tasso tecnico che sicuramente è superiore nel complesso a quello dell'Atletico Battipaglia. Però io ho giocato 3 anni lì e lì c'è tanto cuore, c'è tanta voglia di dimostrare, voglia di vincere. E quando ci sono questi derby qui bisogna andarli a vedere. Che poi tra l'altro l'Atletico, almeno a quando ne sappiamo, a inizio campionato non si sanno i gironi, l'Atletico comunque aveva fatto una squadra per vincere il girone, per vincere la categoria, la seconda categoria. Certo. Poi loro malgrado sia la Battipagliese che l'Atletico si sono ritrovati nello stesso girone. Poi tra l'altro noi di Battipaglia siamo un po' come le italiane nei gironi dell'Europa League e quant'altro, non ci abbiamo fortuna nei sorteggi, esatto. Questo 8-0 diciamo che denota un'altra differenza sostanziale rispetto alle altre partite, che già dal primo minuto sembravano giocare molto molto più rilassati. Può essere che il primato abbia portato più relax all'interno della squadra, della panchina, della società? Io credo che loro non si siano mai rilassati. Penso che non si siano mai rilassati perché... No, magari forse ho usato un termine sbagliato, non relax, diciamo così, forse un po' più ammorbiditi, che sono ammorbiditi. Esatto. Guarda, io... Come ha detto stesso lui, sono giocatori che hanno sempre giocato, quindi sanno come affrontare determinate partite. Magari in questa partita si sono più ammorbiditi, appunto, ma solo per questa partita, perché sapevano come gestirla. Quindi magari c'è partita e partita per loro. Io deduco sia questo. Quindi pensi tu questa partita diciamo erano più tranquilli perché sapevano che alla lunga comunque avrebbero comunque vinto? Esattamente. Ho capito. Ci sono anche delle altre interviste, io vorrei far vedere adesso quella di Paolo De Vita. Mettiamo anche a schermo così la vedono anche a casa. Appunti. Buongiorno Paolo, abbiamo assistito a una partita a senso unico dove tutti e tre gli attaccanti hanno dato sfoggio delle loro qualità. Sì, è stata una partita che la Battipagliese ha dominato fin dal primo minuto. Il risultato di 8-0 è un risultato che dice molto sull'andamento della partita. È un po' mortificante comunque per gli avversari, ma nel calcio ci sta anche che una squadra sancisca la propria supremazia anche a suon di gol. Quindi 8-0 è un risultato che evidenzia i meriti della squadra bianconera e ne sancisce di nuovo il primato, ne ribadisce il primato in testa alla classifica. Oggi attendiamo la partita dell'Atletico dopo il passo falso di settimana scorsa. Hai più o meno un pronostico per la partita di oggi? Io penso che l'Atletico Battipaglia vincerà la partita contro Casalinga, che ha contro la
Friends, la Social Friends, con la Social Friends, vi ringrazio. E quindi le distanze resteranno immutate, penso che le due squadre arriveranno tranquillamente a braccetto in prima categoria e che non ci saranno i playoff, perché il divario con la terza classificata, che sia il quadrivio di zone alte o qualsiasi altra squadra essa sia, sarà tale che i playoff in questo girone non ci saranno, e l'ultima partita che si giocherà proprio a parte, nell'ultima di campionato, sarà una festa per tutte e due le squadre di battipaglia. Le zone alte quadrivio comunque se la giocheranno fino alla fine. Lunedì avremo ospite in collegamento telefonico Mister Lembo, appunto, delle zone alte quadrivio. Il nostro augurio è quello che entrambe le squadre di battipaglia possano salire direttamente, ma il Mister Lembo la pensa diversamente, darà battaglia fino all'ultima giornata. Nell'ordine naturale delle cose, il quadrivio è una squadra che è stata allestita per insidiare le posizioni di vertice, ha una spada di Damocle sulla testa per ciò che riguarda il risultato ancora non omologato per la partita contro il Palomonte, ha diversi giocatori squalificati per i turni successivi. Ieri ha vinto 2-0 in casa contro la Pollese, però voglio dire, fin qui il campionato ha decretato che Battipagliese e Atletico Battipaglia sono le battistrada, quindi sta al quadrivio capovolgere un pronostico che l'avete fin qui penalizzata. Grazie di tutto a Paolo De Vita di Spunti Appunti, buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi. No, una domanda veloce, poi facciamo vedere anche l'intervista di Giovanni Salerno. Secondo te, sei d'accordo con quello che ha detto Paolo? Una domanda che rivolgo a entrambi, alla fine poi si saliranno entrambi senza effettuare i playoff? Credo di sì, credo che le squadre battipagliesi stiano distruggendo questo campionato di seconda categoria. Non vedo altre realtà con quel tipo di tasso tecnico che possano alla fine inficiare nettamente il cammino di queste due squadre. Ripeto, sono due squadre che ho nel cuore, quindi non voglio sbilanciarmi, non voglio dire alcunché, ma sono sicuro che arriveranno all'ultima giornata a giocarsi il campionato. Anche perché in zone alte quadrivio, qualche settimana fa, nella partita di Palomonte che ha menzionato Paolo, c'è stata una rissa in campo. Poi dopo ne parleremo con il mister Lembo, che sarà ospite telefonicamente, lo chiamerò appena parleremo in particolare del zone alte quadrivio. C'è stato un buon po' di qui pro qua in campo, ha avuto più o meno 5-6 squalificati per 5-6 giornate, poi praticamente andranno comunque a mancare anche nelle partite a venire, e specialmente nella partita con l'Atletico Battipaglia qui al Pastena. Sicuramente questo penalizza Zone Alte Quadrivio, è comunque una bella realtà, fanno bel calcio, c'è un paio di vecchi amici lì, il difensore Federico Iermi Calpelluccio, che saluto calorosamente, e Roberto Rago, un altro grande giocatore di calcio, veramente altri piedi buoni, veramente piedi molto buoni. Una bella squadra, ha avuto la sfortuna di capitare in un girone secondo me molto molto impegnativo per via della presenza delle due squadre battipagliesi, comunque avevano composto entrambe una squadra per vincere il campionato. Possiamo far vedere anche l'intervista di Giovanni, poi dopodiché ci sono un altro paio di domande e poi chiamiamo Mister Lembo. Giovanni Salerno, speaker ufficiale delle partite della Battipagliese 1929 e collaboratore del Rione. Ciao, buongiorno Giovanni. Buongiorno, hai appena finito il commento di questa partita. Ci sono delle peculiarità che hai visto in questo scontro a senso unico, diciamo. La parola hai detta tu, partita a senso unico. La Virtus Battipaglia Calcio è rimasta in partita fino al 36esimo solo per le imprecisioni di Michele Vittozzi. Questa partita ospititiva anche oltre l'8-0. Diciamo che oggi abbiamo visto
per la prima volta forse la Battipagliese incidere dall'inizio, perché nelle altre partite parte sempre un po' con il freno a mano tirato, oggi invece è partita attaccando subito dall'inizio e poi il risultato di 8-0 ha fatto capire che è la squadra da battere, quella della Battipagliese. Pensi che in virtù del fatto che sia un derby tra due squadre di Battipaglia avrebbero potuto come si dice, tirare un po' i remi in barca prima per onore del fair play, come si suol dire? Ma guarda, in questi casi secondo me fermarsi sarebbe un'offesa verso gli avversari. Fino a quando si gioca la partita la squadra bisogna sempre attaccare. Tutto questo insegna il basket. Esempio, il basket non ti puoi fermare. Un settore giovanile è finita 122-11 per la squadra nettamente più forte. Nel basket sono 3 di 24 secondi, non è che ti puoi fermare. Ritmi molto più alti. Non è che ti puoi fermare e quindi non fare più canestro. È questo che insegna lo sport. Secondo me ci sarà sempre un dibattito, caro Raffaele, su queste situazioni qua. Fermarsi o continuare ad attaccare. Io la vedo come Mister Lerro, continuare a giocare, poi se il gol viene, se si sbaglia si sbaglia. E va anche della, come si dice, della professionalità di un calciatore, di una squadra, andare sempre all'attacco, giusto? Eh sì, ma poi la battesa soprattutto che ha in Ciotti e Falcone, che hanno 18 gol a testa, Vittozzi che ha fatto oggi la doppietta e alla fine anche Pasquale Cesaro che è riuscito a realizzare il gol su punizione. Quando hai questi quattro là davanti, fermarsi è complicato. Grazie Giovanni Salerno, buona giornata. Buona giornata e buona domenica. Ti aspettiamo in trasmissione, mi raccomando. Quando vogliamo un'anticipazione, quando tornerai in trasmissione? Il primo lunedì di marzo ritorno in trasmissione. Ok, ti aspettiamo. Grazie. E lo aspettiamo, il microfono è attaccato, Cristian, posso parlare? Lo aspettiamo qui in trasmissione, il caro Giovanni, il buon Giovanni, diciamo, è un altro pezzo della storia del calcio battipagliese, Giovanni, mister di tante squadre, speaker delle partite di calcio, delle partite di pallacanestro, quindi un personaggio sportivo a tutto tondo, lo salutiamo. Grande zio Giovanni. Anche lui ha ribadito questa diciamo quello che abbiamo detto poc'anzi, prima all'inizio della trasmissione, sul fatto di non doversi fermare anche diciamo di fronte ad una goleada, perché ne va anche del rispetto degli avversari e quant'altro, e anche lui ha voluto comunque rimarcare questa anche in virtù del fatto 17-0, 8-0, 5-0 sì. Altrimenti dicono ma si batti Pagliesi sono dei carnefici, sono quest'anno lo siamo. Battipaglia sta distruggendo un po' tutti, sta distruggendo un po' tutte le categorie, i campionati ai quali sta partecipando. Faccio un altro paio di domande veloci sulla Battipagliese, dopodiché passiamo all'Atletico. D'accordo. Secondo voi questa Battipagliese, diciamo tutto l'apparato della squadra, la società, quando, dove può arrivare? In alto. Può arrivare in alto se mantengono il focus, le vittorie, sulla mentalità giusta. Certo, io immagino una Battipagliese più vicina ai cittadini. Io immagino un concetto di Battipagliese che... C'è anche un concetto dei cittadini più vicini alla Battipagliese, nel senso reciproco, secondo me. Certo, però voglio dire, bisogna che i cittadini vengano anche inculcati al mito della Battipagliese. Vengano coinvolti, diciamo. Esatto, deve essere anche la società che deve farsi promotrice di questa cosa. In virtù del nome che porta e di quello che è stata la storia della Battipagliese. Perché poi non è una storia di Serie A o di Serie B, però che è una storia degna. In confronto alle categorie che facciamo in questo momento, che sono di tutto rispetto, perché è un calcio passionevole, molte persone, molti dei giocatori che calcano i campi di queste categorie, come lo fanno per passione, certo. Indipendentemente da tutti i discorsi economici che possono comunque riguardare il calcio di alto livello in questo momento. Un'altra domanda, la Battipagliese sarà ospite, è stata ospite al Pastena, diciamo è un po' una cosa, fa un senso strano, diciamo. Che sensazione vi provoca? Secondo voi ci torneremo prima o poi, ci tornerà la Battipagliese prima o poi a giocare ad avere lo stadio Pastena come stadio di casa? Quella è casa, quindi
Si spera di poter vedere la Battipagliese lì, di poter vedere di nuovo i tifosi lì, perché cioè è bello proprio vedere la Battipagliese giocare in casa, quindi è bello. Speriamo... anche vedere uno stadio Pastena pieno, esatto, come ai vecchi tempi, esatto, è stato, esatto, teatro, esatto, dei, esatto, migliori campionati, delle migliori, esatto, stagioni della Battipagliese. Esatto. Io vivo di ricordi, di più che altro di mio padre, che me ne ha parlato, che lui ha visto tantissime cose. E... dov'è Emidio? Esatto. Lo salutiamo, lo saluto. Papà. Quindi vivo di questi ricordi e mi ha detto il teatro, lo spettacolo che c'era lì, e spero che questo progetto arrivi di nuovo a quel punto lì. È la speranza che credo hanno tutti, sì, i battipagliesi, che hanno comunque la battipagliese a cuore, anche perché la sensazione che può dare uno stadio Pastena, ovviamente laddove ce ne fosse la possibilità, pieno, secondo me è una sensazione indescrivibile, anche per i giocatori, non solo per i giocatori, innanzitutto, certo, per, certo, i giocatori, ma anche per chi vive queste atmosfere dagli spalti, perché stare in uno stadio pieno della tua città, sostenere la tua città, secondo me è una sensazione, no, secondo me, posso assicurare che è una situazione, perché era ragazzino a quell'epoca quando la Battipagliese viveva queste stagioni memorabili, e comunque posso garantire che è una sensazione indescrivibile, certo. E spero possiamo, sempre in tempi brevi, che comunque si parla di anni, ovviamente non possiamo sperare che l'anno prossimo la Battipagliese giochi già al livello, con calma, ma con meno speranze e più fatti, esatto, questo, sì, deve essere. Però la Battipagliese è un grande nome, è una grande responsabilità, come no, e sicuramente ci vogliono tanti tasselli che devono astrarsi, combaciare durante gli anni, far sì che la Battipagliese ritorni al Pastena e in qualche categoria più importante. Però ci vuole la volontà della società attuale, di quelle future, se ce ne saranno future, e io credo che ci debba essere anche la volontà da parte dei cittadini e dell'apparato comunale, ovviamente, perché lo sport è importante, lo sport è vita, deve far parte della vita di tutti, soprattutto dei più piccoli, e la Battipagliese può essere un ottimo canale per i ragazzini. Sono d'accordo. Terminato diciamo l'argomento Battipagliese, possiamo passare all'Atletico, che poi praticamente è lo stesso argomento, visto, sì, che giocano nello stesso girone. Possiamo far vedere i gol, hai selezionato i gol, ci vediamo tutti gli highlights. Ok, allora nel frattempo, che mentre vediamo i gol e le azioni salienti della partita, ti ricordo il volume, ecco perché c'era la musica, quindi se alzi troppo il volume potrebbe disturbare con il microfono. Ancora una goleata Battipagliese, l'abbiamo detto anche prima. Ovviamente la domanda, penso che ve l'ho fatta già, se verranno entrambe promosse, quindi abbiamo parlato ampiamente, quindi penso sia inutile chiedervelo ulteriormente. Ci tenevo però a farvi una domanda particolare. Dopo la partita abbiamo raccolto le interviste sia del presidente Amendola che di mister Amendola. Presidente, l'ho detto Amendola, no, presidente D'Ambrosio, ecco, che di mister Amendola, perdonate il piccolo lapsus. Mister Amendola praticamente ci ha fatto presente che in campo avessero molti giovani, molti 2004, di cui alcuni anche componenti del Rione, sono frequentatori del Rione, nostri tesserati praticamente. Secondo voi quanto è importante dare spazio ai giovani, soprattutto in queste categorie, e poi nei fatti quanto spazio si dà ai giovani? Non vi chiedo ovviamente in particolare della vostra squadra, mi avete già detto, diciamo, avete dei giovani che comunque sono molto promettenti, e il mister gli dà comunque molto spazio. In queste categorie quant'è la percentuale dei giovani che giocano in campo? Parlo di 17enni, 18enni che giocano in campo negli 11 titolari. Non credo che tutti
tutte le squadre abbiano questa possibilità e questa... cioè, io parlo personalmente, giocare con ragazzi più grandi mi ha aiutato in passato, perché comunque aiuta molto a sentire le partite, fa crescere. Ti fa crescere tantissimo, quindi questo aiuta molto i giovani. Ma poi tornando anche, legando anche al discorso della battipagliese, sai, quando giochi, che sei giovane, magari puoi sognare di andare a giocare con la maglietta della battipagliese, quindi già hai inculcato in quella mentalità lì. E un ragazzo di 16, 17, 18 anni, adesso 2004 hanno 17 anni. Sì. È già un ragazzo, cioè, stanno per i 18 quasi, esatto. Diciamo, questo è l'anno in cui ne dovrebbero fare 18. Ragazzo di 17 anni, 18 anni che viene messo in campo non può essere che di aiuto per lui, per il suo futuro. Ragazzi, qua parliamo che la partita della Roma l'ha cambiato due giocatori che quanti anni avevano? Uno 18 molto e giovani. Uno 19 anni. Hanno cambiato una partita. E qua parliamo della Serie A. Perché in terza categoria non possiamo dare spazio ai giovani? In Serie A lo possono fare e noi no. Quindi diamo spazio ai giovani. Io sono pro, molto pro a questa cosa. È proprio, secondo me, in queste categorie dovrebbero avere più spazio. Esattamente. Anche perché, come si suol dire, per farsi le ossa, diciamo, le terze categorie e seconde categorie, le ossa te le fai bene, te le rompono le ossa. Prendendo il nostro difensore Gerardo Mangino, cioè prendi uno come lui dietro e te le fai bene le ossa. Allora, vogliamo far vedere le interviste. Abbiamo terminato le immagini, sono ancora meno i gol, giusto per far vedere. È l'ultima immagine. Ok, passiamo ai gol, facciamo vedere i gol. Poi al limite le immagini salienti possiamo anche, si possono vedere anche sulla pagina Facebook, ovviamente, sono disponibili in qualsiasi momento. E ci tenevo a far vedere l'intervista. Ok, passiamo all'intervista. Sono finiti i gol, passiamo all'intervista, va bene. Allora, abbiamo... questo è il ragazzo della Virtus. Sì, facciamo sentire anche Lum, il ragazzo Amadou Lum della Virtus, che è uscito nel corso della partita per un infortunio al ginocchio. Ha detto una cosa molto molto importante. Sì, che ha detto che gli è dispiaciuto uscire dal campo perché la sua presenza avrebbe donato coraggio anche ai suoi compagni. Non sarebbe finita così la partita, ha detto. Se non fossi uscito, la partita non sarebbe finita così, perché i compagni mi avrebbero visto e si sarebbero incoraggiati da questa cosa. Sì. Cristian, la puoi far partire la... Sì. Buongiorno da Erione, siamo con Amadou Lum, giocatore del Virtus Battipaglia. Come mai sei uscito? Perché sono fatto male la ginocchio, non so la faccio più. Ti sei fatto male il ginocchio? Sì, sono titolare fino alla fine. Sei andato titolare fino alla fine? Sì. Una partita, un buon risultato inglorioso, 6-0, pensi che sia troppo... troppo esagerato? Sì, sono troppo incastrato. Io sto dentro, lo so che non dobbiamo andare così, non dobbiamo rimanere così, perché lo so che quando loro mi vedevano, loro devono avere coraggio per giocare, capito? Ok, grazie Amadou, buona giornata. Buona giornata a te. È una cosa bella, perché lui non ha detto mi dispiace di essere uscito perché non posso più aiutare i miei compagni oppure non posso più giocare, ha detto mi dispiace di essere uscito perché i miei compagni, vedendomi in campo, diciamo, prendevano più coraggio, parafrasando, diciamo, più o meno quello che ha detto. Allora, passiamo alle interviste, io credo specialmente quella, sì, entrambe, quale vediamo prima? Ok, mister Amendola della Soccer Friends. Ok, mister Domenico Amendola, buonasera. Appena finita la partita con l'Atletico Battipaglia, terminata purtroppo 5-0, la lotta playoff è compromessa? Ma questa era una partita che, diciamo, abbiamo presa un po' così, ma non perché non abbiamo il numero di giocatori, ormai la squadra dopo il Covid c'è un po'... questo momento ci ha penalizzato, abbiamo perso quasi tutta la squadra.
stiamo un po' cercando con i ragazzi della Juniores di venire fuori e facciamo quello che possiamo. Purtroppo poi le squadre si costruiscono prima e si portano avanti con un'organizzazione lavorando, così purtroppo non è in questo momento, quindi capita che troviamo una squadra come l'Atletico che è organizzata. Ovviamente c'è stato questo momento negativo per i ragazzi dove hanno fatto quello che potevano fare. Poi si vedrà se, diciamo, rimaniamo agganciati, forse sul nostro campo possiamo essere un po' più competitivi con gli altri. È lodevole il fatto che affidate il progetto basandovi sui giovani. Infatti quest'oggi in campo c'erano due componenti del Lione, due nostri tesserati, Schettino e Appamea, c'era anche Di Benedetto entrato in seguito. Diciamo un progetto che doveva partire all'inizio del campionato, poi anche qui abbiamo avuto una difficoltà perché anche la Juniores della Socer non era abbastanza come numero, abbastanza completo, quindi per cui guardando un po' anche loro che avevano anche il problema del numero di giocatori, della completezza della squadra, stiamo attenti, ogni tanto ce li prestano, ecco, oggi ci hanno prestato i ragazzi e hanno fatto quello che potevano fare. Però se questo progetto partiva con i ragazzi dall'inizio, ovviamente oggi si parlava di un'altra squadra. Questo non è successo, la pandemia ci ha penalizzato e andiamo avanti così fino alla fine. Poi viviamo alla giornata, se siamo in obiettivo vediamo, se no altrimenti se ne parla con un nuovo progetto per l'anno prossimo. La prossima partita con le zone alte quadrivere, una partita impegnativa, con che mentalità vi presenterete? No, ma noi andiamo sempre per vincere, anche qui, però purtroppo oggi si è notato, dopo il gol abbiamo retto una parte della partita, dopo il gol la squadra mentalmente è andata giù, i ragazzini purtroppo sono tutti bravi, i ragazzini che stanno giocando con noi in questo momento, però il numero limitato dei giocatori che fanno parte della squadra base è talmente limitati che si stanno allenando proprio poco, siamo quasi 6-7 in allenamento in settimana, quindi mi diventa molto difficile mettere insieme la volta. Però l'obiettivo è sempre vincere, quindi diciamo che poi questa difficoltà si vede meno sul nostro campo che è piccolo e quindi per cui queste difficoltà si mascherano e riusciamo forse anche, abbiamo fatto qualche risultato positivo, stavamo in positivo da 4 giornate. Però purtroppo il campo, il livello della squadra avversaria è qui un ragionamento che si doveva accettare il risultato che arrivava. Prossimamente ci riorganizzeremo, ma penso che sul nostro campo faremo. Dopo la vittoria col Caggiano, la situazione in classifica si era messa un po' meglio, sì. Pensate di rimanere attaccati al treno per i playoff, laddove si disputasse? Diciamo che lavoriamo e pensiamo alla giornata, la richiamo a vista. Partita per partita, perché ripeto, non c'è la possibilità di programmare non c'è la possibilità di programmare soprattutto la strategia, perché poi sono due pezzi di squadre, uno sa un campo, quindi chiaramente diventa molto difficile questo. In campo, diciamo, con le partite in casa penso che lì riusciremo a fare bene, come abbiamo fatto sempre bene fino ad oggi. E l'obiettivo rimane sempre quello, cercheremo sempre di vincere ovviamente. Poi se ci siamo, se non ci siamo non fa niente. Vi auguriamo da parte del Rione in bocca al lupo, grazie Mister Amendola, buon campionato. Grazie a tutti, va bene, grazie, alla prossima. Come dicevamo prima, Mister Amendola ha menzionato il fatto che la Social Friends giocano con molti giovani, di cui alcuni anche componenti nostri amici del Rione, nostri seguaci, diciamo così. Poi ha menzionato anche lui il fatto, se non sbaglio, del fatto del Passera che è un po' più grande, infatti ha detto sul nostro campo magari ci sentiamo un po' più sicuri perché è un po' più piccolo, diciamo, giochiamo a modo ci nostro. Ci vogliono le gambe? Sul Pastena bisogna ci vogliono le gambe. Vogliono le gambe e tanto fiato. Infatti bisogna anche far correre un po' il pallone, secondo me. Il Pastena è un campo per giocatori, ci vogliono anche le qualità tecniche per giocare sul Pastena. Campo largo richiede anche piedi buoni, e bisogna fare un lancio, poi è comunque il fattore vento sul campo, sul Pastena è più risonante, quindi anche ci ho giocato, quindi quando tira il vento tira una zona molto ventosa, è molto ventilato, non sembra ma è molto ventilato, insomma il Pastena è un
campo difficile. C'è bisogno di farci, vedo un po' un'analogia, vabbè, ovviamente cioè, non è un paragone per quanto riguarda la struttura, però col campo del Camp Nou, e molti si lamentano di andare a giocare al Camp Nou col Barcellona, che è un campo molto più largo, molto più grande, che favorisce il gioco a terra, Guardiola ci ha costruito una carriera, appunto, sì parlavo appunto di quello. Allora, possiamo far vedere anche l'intervista del presidente D'Ambrosio. Siamo in ritardissimo, a breve dovremmo chiamare Mister Lembo per chiedergli ovviamente qualcosa riguardo a questa situazione di classifica del Zone Arte Quadrivio. Ascoltiamo il presidente D'Ambrosio. Presidente Armando D'Ambrosio dell'Atletico Battipaglia, buonasera. Un 5-0 facile oggi con la Social Friends. Le zone alte Quadrivio hanno vinto ieri anche loro a loro volta, rimangono attaccati, diciamo così, al treno playoff. Sono un miraggio gli 8 punti che permetterebbero di essere promossi alla prima categoria, o sono attuabili, sono facili, sono raggiungibili? Allora, intanto l'augurio che ci facciamo, come ho detto in passato, è quello di festeggiare insieme con la Battipagliese, quindi la città di Battipaglia, ragazzi. Intanto quello che ci auguriamo è quello di festeggiare insieme alla Battipagliese, come città di Battipaglia, la doppia promozione in prima categoria, che avvenga con playoff o senza. L'augurio magari è quello di una via un po' più semplice, quindi senza playoff. Quanto riguarda la partita di oggi, niente di semplice, l'abbiamo sbloccata al 37esimo del primo tempo, un 5-0 che poi è venuto da sé. Io faccio i complimenti alla Social School Friends di Carmine Guariglia, che sta facendo un bellissimo percorso con tanti giovani. C'erano tanti 2004 oggi in campo, validi, quindi mi complimento con loro perché è un bellissimo modo di fare le cose. Per quanto riguarda il nostro cammino, noi, mi allaccio a quel discorso di prima, noi cerchiamo ogni domenica ovviamente di raccogliere i 3 punti per avere un cammino più agevole fino alla fine del campionato. Presidente, la prossima c'è il Caggiano, penultimo in classifica, assisteremo un'altra goleada? Il Caggiano intanto ha dimostrato dopo lo stop di essere tornato prepotentemente, perché sta raccogliendo dei buonissimi risultati. La scorsa settimana ha perso nei minuti di recupero contro la Social School Friends, appunto, e le partite lo insegnano a tutti i livelli, non è mai facile, quindi gli scontri di testa a coda io non ho mai creduto. Noi affronteremo la partita con le stesse motivazioni come se affrontassimo la prima in classifica. All'inizio della partita ci aspettavamo un minuto di silenzio per Sergio Satriano, come mai non c'è stato? È stato richiesto, purtroppo è stato negato, in quanto quando non ci sono comunicazioni ufficiali all'AIA gli arbitri non possono autorizzare questo. Ci è dispiaciuto non poterlo fare di nostro pugno, però l'arbitro ci ha un pochettino negato, un arbitro giovane. Si poteva affrontare diversamente questo discorso, perché quando si parla di certi temi ci vuole anche un pochino di tatto. Per concludere, un avvenimento che si riferisce a qualche giornata fa, 3-4 giornate fa, voi avete effettuato un cambio allenatore da primi in classifica con una sola sconfitta. Cosa è successo? Divergenze di opinione. Io faccio l'in bocca al lupo a Massimo Mastrangelo, che oggi è esordito in panchina con il Macchia, con una vittoria. Lo facciamo tutti. E niente, divergenze di opinione, quando si parla di rapporti a lungo termine è giusto porre fine a ciò che non va prima di deteriorare, quindi io mando un saluto a Massimo e rinnovo l'in bocca al lupo. Grazie di tutto, presidente, da parte del Rione, vi facciamo in bocca al lupo per il proseguo del campionato, grazie ancora. Viva il lupo, grazie a voi. Abbiamo ascoltato il mister presidente, prima mister Amendola della Social Friends, il presidente D'Ambrosio, che ovviamente ha parlato, al quale abbiamo chiesto come mai non fosse stato dedicato un minuto di silenzio al giovane Sergio, e anche è servito ovviamente, perché si poteva pensare che non ci fosse stata la volontà di dedicare un minuto di silenzio a questo giovane volontà. Battipagliese, invece comunque ha avuto la possibilità anche il presidente D'Ambrosio di spiegare le sue motivazioni. Conosco personalmente Armando e ci tiene molto a queste manifestazioni di rispetto. E sono sicuro che la colpa è indubbiamente dell'arbitro, come dicevo prima, riallacciandomi anche al discorso delle squalifiche, ci vuole rispetto, tatto per tutti e per tante situazioni. Buonsenso, diciamo. Buonsenso, ci vuole buonsenso. L'arbitro evidentemente, seppur giovane, ma comunque non ne ha avuto,
E sono sicurissimo che il 100% delle responsabilità sia dell'arbitro, perché Armando è una persona che ci tiene molto a, ripeto, a queste manifestazioni di rispetto, a rispetto per le persone. Conosco il presidente, sicuramente si era prodigato per quel minuto di raccoglimento. Poi l'arbitro, ripeto, ci vuole tatto. Abbiamo parlato anche, ha risposto ovviamente alla domanda per quanto riguardava il cambio di allenatore. Siamo un fatto un po' inusuale, però succede che ci possano stare delle divergenze di opinioni e ovviamente, come ha detto il presidente stesso, quando bisogna intraprendere un rapporto a lungo termine, laddove non ci sono i presupposti per avere gli stessi obiettivi, le stesse opinioni, ovvio, la migliore soluzione è quella di troncare questi tipi di rapporti. Però nello specifico, nell'ultima partita prima di questa giornata, l'Atletico ha pareggiato con Apolla, se non mi sbaglio, con la Pollese 1-1. Adesso non vogliamo dire che sia stato diciamo un contraccolpo, possiamo dire così, un contraccolpo, diciamo, per il cambio di panchina magari, però può succedere che quando c'è un cambio di panchina anche magari un po' discusso, diciamo così, si possa accusare il colpo nello spogliatoio, e poi magari quel colpo si rispecchia nel campo. Succede anche in Serie A, cose che possono succedere. Magari ha avuto poco tempo per presentare i suoi schemi, metterli in atto, quindi mi sembra strano. Esatto, quindi può essere anche questo. Come ho già detto, succede anche in Serie A, non vedo perché non possa succedere qui. Poi c'è anche il fattore campo che non ha aiutato. Non me ne ricordo molti di cambi di allenatore da primi classifica in Serie A, sinceramente. Probabilmente quando, come ha detto lui, c'è stato qualche problemino, qualche divergenza, appunto. Non so cosa possa essere successo, però sì, è strano, è ambiguo come situazione, perché non è inusuale, diciamo così. Sì, però può succedere invece che un nuovo allenatore arriva e non riesce a mettere in atto le proprie tattiche. Come può anche succedere, magari molto spesso succede che arriva un allenatore nuovo e invece porta, non lo so, magari un upgrade tecnico, così, diciamo. È sempre un buon incognito il cambio di panchina. Il cambio di panchina, sì. All'Atletico è sicuramente, per noi è inspiegabile, ma ripeto, Armando è una persona che sa fare calcio, sta dimostrando di saper fare calcio, è un imprenditore successo, sottolineo, e io credo che la squadra, conoscendo bene i ragazzi, siano con lui. Credo che il fattore mister non abbia pesato più di tanto sui ragazzi per l'1-1 con la Pollese. Probabilmente un incidente di percorso. Insomma, Polla è difficile. Polla è un campo ostico. Loro sono una realtà che gioca a calcio che in maniera maschia, quindi nemmeno Barra mi Barra mancava anche in quella partita. Ma mancava anche l'attaccante Antonino Barra, che salutiamo, un grande amico. E forse anche un po' rimaneggiati sicuramente, ma non credo che il fattore allenatore abbia... Dipende da quello. No. Dipende da quel pareggio. Io, diciamo, l'ho preso come spunto, poi la domanda, sì, è stata allargata più in un, sì, senso generale, che può comunque generare, certo, un po' di confusione. Sicuramente può generare confusione, però non è questo il caso, mettiamolo bene in chiaro, non è che stiamo parlando in generale, si ipotizza. Sicuramente può creare confusione, però ripeto, io ho militato con quella squadra 3 anni, conosco ogni singolo componente, a partire dal mio vecchio capitano Federico Tolomeo, che saluto calorosamente. È stato praticamente quello che ha spento le luci mentre stavamo è un burlone, esatto, un mentre stavamo intervistando il presidente, un gran burlone.
Federico mantiene sempre la calma, è un grande leader di spogliatoio. Non credo che il fattore mister abbia pesato più di tanto su quel pareggio. Sicuramente è un fattore di campo, sicuramente più un fattore di campo. Probabilmente, secondo me, una prestazione non da atletico. La prossima hanno il Caggiano, che ovviamente dalla classifica si potrebbe pensare in una partita facile. Però viene da una vittoria, se non sbaglio. Non solo da una vittoria, ma proprio da un periodo di fuori. A parte la partita persa al 90esimo e più con la Soccer Friends, esatto. Viene da una serie di partite, sì. Unica nota dolente nelle ultime 4-5 partite in cui ha fatto comunque sempre risultato. Praticamente il fatto che il Caggiano sia molto in forma potrebbe impensierire l'Atletico, potrebbe essere una partita che dove potrebbe nascere qualche sorpresa, diciamo un risultato a sorpresa. Il calcio è... la palla è tonda, è imprevedibile, come ha detto il presidente D'Ambrosio. Credere ancora nello scontro testa coda non è da professionisti, non è da professionisti. Quindi bisogna rispettare tutte le squadre che si affrontano indipendentemente dalla classifica. I buoni risultati del Caggiano sicuramente fanno pensare che la partita potrebbe essere comunque ostica per l'Atletico. Ma ripeto, credo che l'Atletico andrà a prendersi 3 punti. Parla la classifica. È quello che ci auguriamo tutti, ovviamente. Le zone alte, Quadrivio, adesso si trovano a meno 8, però come abbiamo evidenziato prima, hanno una partita in meno rispetto al... possiamo vedere la classifica, ecco, rispetto all'Atletico. Voi pensate che ci siano più possibilità su un 50-50? Dove aggiungereste possibilità ai playoff? Sì o ai playoff no? Nel senso, mi spiego meglio, forse sono stato vago. Allora, se dovessi dare una percentuale, al fatto di evitare i playoff, che percentuale hanno le due squadre battipagliesi di evitare i playoff? È una bella domanda, Il playoff credo 60 e 40 considera che la terza in classifica ha due partite in meno. Ha due partite in meno solo rispetto alla prima, però l'Atletico però comunque ne ha due in meno. Una in meno, recupera, beh, due in meno con il riposo, che devono fare il riposo, giusto? No. Quella era, praticamente quando Paolo ha detto due era perché dovevano giocare, non mi ricordo se era Paolo o Piero, dovevano giocare nel pomeriggio, okay. La partita della battipaglia era di mattina e doveva recuperare due partite con quella del pomeriggio, ovviamente. Adesso devono recuperare soltanto una partita, quella della 22esima, in cui la Battipagliese riposerà e sarà quella la partita che recupereranno, diciamo, un po' tutte le squadre rispetto alla Battipagliese. Manda ostica. Un altro dato molto molto interessante è che servono 8 punti di differenza per qualificarsi arrivare alla promozione senza fare i playoff. In questo caso ci sono già praticamente, potremmo già dire se finisse oggi il campionato. Non ci sarebbero. Però c'è sempre quella partita delle zone alte Quadrivio che deve recuperare. Nel caso in cui vincesse, i punti di differenza sarebbero 5. Quindi andrebbero ad essere obbligatori i playoff. Ma io in questo caso, diciamo, ce lo facciamo spiegare meglio da Mister Lembo, sperando che questo enorme ritardo che abbiamo riscontrato non abbia fatto sì che lui fosse impegnato magari in qualche altra attività a quest'ora. Speriamo che ci risponda. Allora, vediamo il numero, l'ho messo qui. La partita che deve recuperare, zone Quadrivio, contro chi la deve giocare? Contro il Palomonte, altra partita, altra squadra comunque abbastanza... Ostico. Sì. Allora, ecco il numero. E chiamiamo. Sperando che Mister Lembo... 56 gol fatti. Sì, è una cosa impressionante. Tra l'altro... 10 subiti. Sì.
squadra. La squadra sì, ne ha subito meno l'Atletico. Ne ha subito meno l'Atletico, sbaglio. Eh sì. 8 sì, e meno. Gol subiti sono meno. Di meno. Quella la differenza reti è quella che fa la differenza. Eh sì. Poi alla fine sì. Allora, mi sa, mi conviene chiamarlo su, come si dice, su WhatsApp, perché in questa astronave che, in, nella quale siamo, ovviamente per lo studio, infatti la siamo schermati, siamo in un bunker schermati da qualsiasi tipo di connessione telefonica. Una bellissima iniziativa, come dicevamo anche prima dell'intervista, vi fa onore. Diciamo ci divertiamo molto, mi diverte molto. Comunque innanzitutto considero queste chiacchierate molto molto istruttive. Sinceramente, da quando ho iniziato a fare queste interviste e chiacchierate, ovviamente per quanto riguarda lo sport, ma poi se avete seguito un po' il nostro canale, noi parliamo un po', diciamo, di tutto. Sì. E ti dirò, per me sono state molto molto istruttive, sia dal punto di vista formativo, per quanto riguarda, diciamo, tante cose di cui mi occupo in questo momento, ma anche dal punto di vista personale, umano. Allora, dovremmo esserci. Mister Lembo, ecco. Sperando che non si senta risentito dal fatto che gli avevo detto di chiamarlo almeno un'ora fa. Un'ora di ritardo. Mister, buonasera. Mister, mi sente? Sì, la sento. Buonasera. Buonasera, sono Raffaele Lione. Sì, mi stavo seguendo per la verità. Ah, ecco, perfetto. Mister, stavamo parlando appunto della situazione della classifica del vostro girone. Innanzitutto la ringrazio per aver accettato il mio invito, anche se solo in forma telefonica. Mi aspetto, ovviamente, sarei molto molto felice di averla anche in studio prossimamente, magari in occasione magari in occasione dello scontro proprio con l'Atletico qui al Pastena. Perché no? Veniamo subito al dunque, saltiamo i convenevoli. Le volevo fare ovviamente i complimenti per la vittoria con la Pollese. Nonostante i tanti squalificati, però la prima domanda che ovviamente sorge spontanea, non posso fare a meno di rivolgerle, riguarda la 15ª giornata, quando c'è stato praticamente quel fattaccio in gamba, c'è stata una rissa, giusto? No, ma ecco. Devo correggere. Sì, io praticamente l'ho chiamata apposta proprio per sapere meglio anche quest'altro risvolto, se eravamo informati bene. Se vuole le racconto l'episodio. Certo. Eravamo al secondo tempo ed eravamo al 39esimo del secondo tempo, quindi a 6 minuti dalla fine della gara, sul punteggio peraltro di 2-1 per noi. C'è stato un fallo a centrocampo, si è accesa una mischia e l'arbitro, tra varie proteste dei giocatori di casa e di fuori, ha espulso due componenti rispettivamente dell'una e dell'altra squadra, sì. I quali, uscendo verso gli spogliatoi, continuavano obiettivamente a battibeccare. Questo, diciamo, stava rendendo il diverbio un po' troppo acceso, al che molti componenti sia delle panchine che anche dei giocatori che erano in campo si sono avvicinati a questi due per evitare che appunto si accendesse una rissa che in effetti non si è mai accesa. Questa è la cosa, diciamo, simpatica. Leggevamo praticamente dall'articolo, dicevano l'esatto contrario, che questo piccolo scontro abbia provocato, come si dice, abbia contagiato anche gli altri componenti delle squadre, provocando un po' piccola zuppa. Sicuramente la partita era in un momento acceso, mancava poco, noi eravamo già in un uomo in meno perché avevamo subito un'espulsione, peraltro giusta, per doppia ammonizione, e quindi, diciamo, la partita era in un momento delicato, anche se cercavamo di portarla a termine guadagnandoci la vittoria. Purtroppo questo fatto ha scatenato, diciamo, non una rissa, ma una corsa di diversi giocatori che stavano in campo e altrettanti delle panchine, compresi i dirigenti, per evitare che accadesse dell'altro. Tra l'altro, tenga presente che abbiamo ottimi rapporti con il vicepresidente del Palomonte, che tra l'altro è stato anche un mio presidente da calciatore, quindi proprio per evitare che
la cosa andasse oltre i limiti, insomma, di quello che è legittimo, ci siamo tutti catapultati vicino ai due giocatori, anche perché la discesa degli spogliatoi del campo, diciamo, dove giochiamo noi, è nascosta, e quindi per evitare di non vedere, non sapere cosa potesse succedere lì sotto, siamo accorsi tutti cercando di far scendere uno alla volta. Poi obiettivamente ci sono stati scambi di battute poco carine tra qualche giocatore, e l'arbitro in tutto questo era fermo e guardava e osservava. La cosa si è protratta per un paio di minuti di tempo, credo non di più, al che, insomma, ho detto all'arbitro: se magari inviti tutti i giocatori, io sono arrivato per ultimo lì vicino all'arbitro e a tutta questa mischia di persone, proprio perché niente faceva presagire che poi accadesse quello che è accaduto. Purtroppo dopo due o tre minuti l'arbitro ha ritenuto di fischiare la fine della partita, non si è ben capito perché, tant'è che nel rapportino di gara che ha consegnato alle due società c'erano solo questi due espulsi e l'altro per doppia ammonizione era stato espulso in campo in precedenza. Il problema è che noi, avendo fatto reclamo proprio avverso la sospensione della partita, perché non c'era alcun motivo perché ciò accadesse, abbiamo scoperto attraverso la visione del supplemento di referto che l'arbitro ha fornito al giudice sportivo, che in questo supplemento lui aveva scritto che in realtà aveva espulso 5 persone da una parte e 6 dall'altra, compreso diciamo il nostro coinvolto, e questo rendeva la partita non più proseguibile perché mancava il numero minimo di persone per continuarla, il che non corrisponde al vero, ma tra l'altro è smentito dallo stesso rapportino dell'arbitro, cosa che il giudice sportivo ha rilevato immediatamente disponendo la ripetizione della gara. Quindi mi lasci dire, abbiamo non solo avuto una beffa perché mancava veramente poco alla fine della partita, ma abbiamo poi subito la squalifica di queste 5 persone, 6 compreso l'altro che era stato espulso in campo, però quello solo per una giornata, gli altri 5 per 5 giornate, e anche avverso questo provvedimento abbiamo proposto reclamo, che tra l'altro credo si discuta proprio questi giorni, oggi o domani, e attendiamo le decisioni, anche, diciamo, in virtù del fatto che è stata disposta la ripetizione della gara. Questo qualcosa deve significare qualche anomalia rispetto a quello che è stato esertato, diciamo, dall'arbitro, è stata rilevata senza neanche troppa difficoltà, perché era proprio contraddittorio, così c'è scritto sul provvedimento uscito sul comunicato ufficiale, lo può vedere perché, insomma, è pubblico. E quindi purtroppo ci toccherà rigiocare questa partita, confidando di poterlo fare almeno con tutte le persone disponibili, salvo quello che è stato espulso in campo per doppia ammonizione, che tra l'altro ieri ha già scontato la squalifica, e sperando quantomeno in una riduzione della squalifica dei due coinvolti, uno per squadra, ma per quanto ci interessa almeno del nostro, perché le 5 giornate sono state rese con l'aggravante di aver provocato una rissa che in effetti non c'è mai stata, e quindi ci attendiamo anche una riduzione almeno dello espulso in campo. Gli altri 5 sono stati presi letteralmente a caso, tra l'altro presi bene a caso, perché hanno preso 5 persone fondamentali, diciamo, per la mia squadra. Però parliamo di Morgandi, Altieri, Izzo e Pirro, se non sbaglio. Esattamente, oltre a Letteriello, che è il capitano, che era quello che è stato espulso purtroppo. Però diciamo 5 persone che credo abbiano giocato tutte le partite dal primo minuto in questo campionato, quindi capirà bene che certo, ci teniamo a riaverle, ma soprattutto, guardi, soprattutto perché non è successo niente, questa è una cosa che tengo a sottolineare, perché non è successo assolutamente nulla di diverso da quello che accade su tutti i campi di prima, seconda, terza categoria, promozione, allora quando c'è qualche provvedimento non condiviso, ma tutto nei limiti, ripeto, della decenza, di quello che si vede ogni domenica o ogni sabato. È stato veramente un qualcosa che ci ha veramente, insomma, come dire, mortificato, anche perché a mia memoria, e abito dal 97 a campagna, la mia storia poi in privato io l'ho in qualche modo sintetizzata oggi pomeriggio, sì, quando ci siamo scambiati qualche messaggio. Io non ho memoria di una partita sospesa al Doni Rocco di campagna, non è certo un campo dove c'è questo pubblico focoso o dove sono accaduti episodi di questo genere in passato, mai. E mi dispiace molto, tra l'altro, che sia capitato con me in panchina, che tra l'altro, insomma, non sono mai stato espulso da giocatore, ho preso una ammonizione in tutto il campionato, sono una persona, credo, abbastanza educata, e che cerca di trasmettere prima ancora che, diciamo, i principi
di gioco e del calcio, per quel poco che ne so, quantomeno quelli di educazione, che certamente insomma mi contraddistinguono, almeno credo, o almeno credo sì, che nessuno possa. Ma per contatto. Quanto riguarda i provvedimenti disciplinari e quant'altro, come avete fatto un ricorso? C'è modo di. Sì, le ripeto, abbiamo fatto il reclamo. Dovrebbe essere discusso, se non ho avuto notizie distorte, in questi giorni, in questa settimana, probabilmente già in questa settimana avremo il provvedimento che decide su questo reclamo verso le squalifiche. È stato fatto per tutti gli squalificati. Ma quindi c'è la possibilità che vengano annullati questi Io me lo auguro, ovviamente, a differenza del popolo battipagliese che rispetta e saluta, ovviamente. No, noi ovviamente, un saluto al mister e tanta solidarietà. Ma non fosse altro perché stiamo rendendo il campionato, insomma, quantomeno un po' più interessante. Sì, spero che ci riusciremo fino alla fine. E me lo auguro. So che sarà difficile perché chiaramente insomma le due squadre di cui avete parlato fino a poco fa chiaramente sono più attrezzate, si sono addirittura rinforzate nei mercati di dicembre e quello ulteriore aperto qualche giorno, insomma qualche tempo fa. Noi quelli eravamo, abbiamo recuperato due persone a dicembre, uno che già faceva parte di questo gruppo ma per qualche mese aveva deciso di darsi al calcetto, che era un altro sport che già praticava pure in passato, che peraltro è Pirro, è un attaccante insomma di primo livello ed è bravissimo anche al calcetto, però ha deciso di tornare con noi a dicembre. Un altro è Vigianiello, che pure insomma, è un nostro paesano. Abbiamo una squadra a chilometro zero, fatta di gente che cerca di fare calcio con passione, del con umiltà. Poi insomma, se viene qualche risultato siamo felici, soprattutto perché questo ripaga dei sacrifici che facciamo tutti quanti, dalla società allo staff tecnico ai ragazzi. Ne avete parlato prima, mi sono molto ritrovato nelle parole dei due ragazzi che sono in studio, che sono sicuramente ottimi calciatori, ma si vede anche che sono ottimi ragazzi. Grazie mister, grazie mister. A questi livelli è fatto di sacrifici, di allenamenti alle 7 di sera, di gente che ha famiglia, quindi insomma, noi lo viviamo così perché questo è quello che si può fare oggi nella nostra realtà. Cerchiamo di farlo nel migliore dei modi e a quanto pare insomma in qualche modo ci stiamo anche riuscendo. Poi è chiaro, arrivare all'obiettivo, che per noi obiettivamente, scusi il gioco di parole, erano sicuramente i playoff, sappiamo che sarà dura. Certo, quando sono usciti i gironi, vedere la Battipagliese nello stesso girone certamente non ci ha fatto fare salti di gioia, però il pallone rotondo, lo hanno detto i ragazzi, esatto. L'importante è non mollare mai, mister. Certo, fino a che la matematica non ci condanna, esatto. Ci proveremo a rimanere aggrappati. Vorrei fare una precisazione però, e credo di non sbagliarmi, perché mentre vi seguivo ho riletto il comunicato, diciamo, pre-campionato, dove c'è la disciplina dei playoff. I punti per non disputarli devono essere 9, perché devono essere più di 8, c'è scritto, esattamente. Fino a che sono 8, i playoff si dovrebbero disputare. Allo stato sono 8, sperando che poi, recuperando le partite, riusciamo ad accorciare ancora un pochino. Diciamo che è un altro dato che precisazione. Sì, è un altro dato che avvantaggia ancora di più, diciamo, le vostre possibilità, esatto, di andare a conquistare questi playoff. Ma poi molto della, diciamo, della qualificazione ai playoff passerà alla 20ª giornata per lo stadio Pastena. Con che mentalità, con che atteggiamento arriverete ovviamente in quel giorno a Battipaglia per disputare lo scontro diretto? Guardi, con l'atteggiamento in cui cerchiamo di affrontare ogni partita. Noi siamo una squadra, l'unica del girone, l'unica del girone, che non abbiamo mai pareggiato. O vinciamo o perdiamo. Non esistono mezzi. Quindi voglio dire, questo la dice lunga anche insomma sull'atteggiamento che cerco di trasmettere ai ragazzi. Il pareggio oggigiorno insomma non è che porta questo grande passo in avanti in classifica. Se si può, si deve vincere, si deve provare a vincere. Spesso ci siamo riusciti, qualche volta no, però è chiaro che ci proveremo anche al Pastena. È uno stadio, voglio dire, che
conosciamo, molti dei miei ragazzi insomma da avversari ci hanno giocato, qualcuno anche da battipagliese, cioè indossando la casacca bianconera, Povigianiello. Però è un bel campo, largo, lungo, dove si può giocare a pallone. Noi questo sappiamo fare, non abbiamo tante altre, o perlomeno cerchiamo di fare, non abbiamo tante altre caratteristiche, diciamo, agonistiche o di altro genere. Ci piace giocare a calcio, a me piaceva giocare a calcio, cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Poi caratterialmente purtroppo si può lavorare, ma con due allenamenti a settimana, fatti alle 7 di sera, non sempre con esatto. tutti presenti. Le difficoltà sono tante, però ripeto, io sono veramente orgoglioso insomma di essere alla guida di questa squadra, di cui ho fatto parte fino a 2 anni fa, tra l'altro. Quindi insomma cerco di cacciare il meglio di ogni mio giocatore, che tra l'altro conosco bene, perché sono da 4 anni che sto in questa squadra, prima in una veste e dagli ultimi 2 in quest'altra. Prima da giocatore, poi da allenatore. Mister, la prossima partita sarà con la Soccer Friends. Hanno dei problemi di volta, voi siete ovviamente rimaneggiati da tutte queste squalifiche che non so se praticamente verranno annullate per la prossima partita. Nel caso in cui non fossero annullate, nonostante anche la Soccer Friends sia rimaneggiata, comunque stia giocando con molti giocatori del 2004, sarà una partita dura? Ma guardi, sicuramente tutte le partite di questo girone sono dure, si vede anche da ultimo che le squadre che stanno non messe benissimo in classifica, anche agli ultimi posti, si sono rafforzate, incominciano a fare risultati positivi. Questo vuol dire insomma che ogni domenica o ogni sabato bisogna fare il massimo per portare a casa i 3 punti. Con riferimento alla partita di domenica o sabato, non so quando si giocherà, sicuramente innanzitutto è un campo difficile, perché rispetto agli altri è senz'altro più stretto. È un campo caratterizzato in genere da squadre molto fisiche, molto determinate. All'andata peraltro, quando li incontrammo, avevano una classifica forse addirittura migliore della nostra, se non mi ricordo male. Quindi era sicuramente partirono molto bene. Ho sentito l'intervista del collega, però voglio dire, noi dobbiamo pensare a noi stessi, poi l'avversario, se è più bravo di noi, alla fine della partita gli si stringe la mano e gli si fanno i complimenti. Noi cercheremo di fare meglio di loro, sperando di averla vinta anche domenica prossima, anche perché ogni passo falso insomma rende molto più difficile appunto la possibilità di accedere a questi playoff. Tolta la prima in classifica, che secondo me è quella che resterà di qui alla fine, ma fate i dovuti scongiuri, ma obiettivamente penso che sarà così. Noi dobbiamo cercare di rimanere insomma quanto meno possibile lontani dalla seconda. Tra l'altro insomma, abbiamo anche, come lei diceva prima, lo scontro diretto, cercheremo di provare anche in quell'occasione a fare del nostro meglio. Loro ovviamente sono una squadra forte, ci sono molti, molti ragazzi di categoria superiore, qualcuno è un mio ex compagno di squadra, tipo Teodoro Curcio. Salutiamo. Alfonso Bovino è un caro amico che ora è andato via da quella squadra, ma insomma fino a poco tempo fa ha seguito il suo allena, ci sono in Italia, allena adesso. Vabbè. Purtroppo gli anni passano per tutti, io ho sofferto in questa scelta, ma ho dovuto farla anch'io, perché quando testa e piedi e gambe non vanno più. È un altro tipo di carriera che comunque permette di stare attaccati alla propria passione, anche perché ho avuto modo dalla chiacchierata di oggi, anche adesso, di capire che lei è uno che vive calcio, che respira calcio e che mangia calcio, quindi anche da allenatore ci sono altri tipi di soddisfazioni, ma comunque secondo me è una carriera molto 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 interessante, soprattutto dal punto di vista sempre della passione, perché comunque parlando di queste categorie è quella che ci muove, è quella che ci manda avanti. Mister, io sicuramente
Sì, io la ringrazio per aver accettato, per essere intervenuto, per spiegarci un po' la situazione, il punto di vista anche dell'avversaria, delle nostre squadre battipagliesi, e anche per averci dato i dettagli di quando è successa la 15ª giornata con il Palomonte a Buccino, se non sbaglio. Da noi. Sì, esatto. Io mi auguro di vederla presto qui nello studio per fare una bella chiacchierata, anche indipendentemente dal campionato, perché ci sono tante cose di cui si potrebbe parlare, e la ringrazio ancora io a voi, sarà un piacere. Mi permetta, l'avrei voluto fare all'inizio della telefonata, lo faccio adesso a nome mio e della mia società. Volevo fare le condoglianze alla famiglia del giovane calciatore scomparso in settimana. Non avevo la fortuna di conoscerlo, però insomma, quando accadono queste cose, il dispiacere non può che accomunare tutti quanti, quindi insomma, veramente volevo manifestare le condoglianze da parte mia e della società. Io la ringrazio a nome della famiglia di Sergio e a nome di tutta la comunità. Lo faccio vostro tramite, perché so che siete seguiti e quindi ci tenevo insomma a farlo. Grazie, noi la ringraziamo a nome della famiglia e ovviamente a nome di tutta la comunità battipagliese. Grazie ancora, mister. Spero di rivederla presto qui allo studio. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. In bocca al lupo, mister. In bocca al lupo. Viva il lupo. In bocca al lupo anche ai ragazzi in studio. Grazie, in bocca al lupo ancora. Anche se in questo caso io tifo per l'altra squadra del mio paese. Ragazzi fantastici, mister. Ragazzi fantastici. C'è un incrocio di queste due città. Sì, è vero. Tengo a dire che i ragazzi del Campania sono fantastici. Il presidente è una persona fantastica. Sì, è una bellissima realtà. Una bellissima realtà che diciamo segue la nostra ed è svolta secondo gli stessi principi, quindi voglio dire, noi li vediamo sempre perché si allenano dopo di noi, hanno un grande entusiasmo, ci mettono passione, insomma fanno quel calcio che quello che si dovrebbe, quello che piace a tutti quanti, esatto. A quelli che veramente hanno passione per questo sport. Ok mister, la ringrazio, ci vediamo presto qui in studio anche al campo. Grazie a voi. Arrivederci. Salve. Simpaticissimo mister, sì, Lembo, vero, quando si quando parla di calcio diventa un fiume in piena. Queste sono le persone che amano il calcio, e quando si parla della propria passione praticamente cominciano ovviamente a trasmettere questa passione a chiunque sia il suo interlocutore. Io spero di averlo presto in trasmissione, sicuramente ci vedremo al campo in occasione della 20ª giornata con l'Atletico, e faccio in bocca al lupo ovviamente a tutte e due le squadre. Proseguiamo ovviamente con il nostro, ci sono ovviamente l'ultima squadra battipagliese, ultima ma non per ultima, il Real Battipaglia di mister Spinelli. E ovviamente il presidente Francesco Morra, Vincenzo Acciano, che salutiamo. Purtroppo hanno subito una battuta d'arresto in quel di Cava, con il piccolo stadio Red Lions. Hanno perso per 3-1 e la classifica ovviamente, ma iniziamo dai risultati. Piccolo stadio Red Lions, Real Battipaglia 3-1, Pro Salerno Calcio, Arechi Calcio 3-1, Acerno Calcio Alchimia 3-1, Sporting Club Picentia, Castelvernieri 4-1, riposa il Castiglione, e la classifica come abbiamo modo di vede Pro Salerno e Arechi in prima e seconda posizione, la Pro Salerno addirittura con una partita in meno e sono a 25 e 24 punti, segue il piccolo stadio Red Lions a 22 punti, Acerno Calcio 21 ma con una partita in meno, Sporting Club Picentia 20 punti, Real Battipaglia 16, un po' più distaccato, Alchimia Calcio 5, Castiglione 4, Castelvernieri 3. Allora diciamo subito che questo era uno scontro diretto. La classifica dice che ora il Real Battipaglia è un po' più distaccato, e possiamo mettere la classifica, ecco,
diciamo che adesso è un po' più distaccato, i punti di distanza con l'ultimo posto utile per i playoff è distaccato di 4 punti. E la Cerna addirittura con 5 punti e una partita in meno, quindi diciamo si è un po' complicato il cammino per i ragazzi di Mister Spinelli, però mancano ancora 6 partite anche nel... Esatto. Ah, è corta la classifica, sì, alla è fine. Molto corta, sì, a parte diciamo dall'Alchimia in poi, dalla settima, esatto, in poi, che è molto più distaccato, poi c'è una classifica molto corta, 5 squadre in 5 punti, e purtroppo il Real Battipaglia, che adesso ha perso un po' di terreno, che però io penso possa comunque se riprendere, la possono ancora giocare anche perché la classifica corta è conseguenza ovviamente del fatto che non ci sia nessuna squadra che faccia tante partite, tante vittorie consecutive, quindi basterebbero un paio di vittorie per rimettere subito tutto in discussione, sperare in qualche passo falso delle dirette, ovviamente che ci dovrà per forza essere, perché per forza di cose ci sono molti scontri diretti ogni giornata, quindi almeno uno scontro diretto ogni giornata, quindi di passi falsi ce ne dovrebbero vedere tanti. Tra la prima e la quinta mancano 5 punti, partono 5 punti, quindi è molto molto corta come classifica, considerando che Real Battipaglia dovesse fare 2 vittorie e metto che lo Sporting Picentia faccia 2 sconfitte, Real Battipaglia va sopra. Sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno, sì, tutta, sì, anche ce la possono fare, ce la possono fare, sì, anche perché sono un bel gruppo e Mister Spinelli è molto molto preparato, hanno trovato praticamente un girone molto impegnativo, però stanno dando del loro meglio innanzitutto, e stanno facendo molto molto bene, perché comunque 11 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta, diciamo non è non è un bilancio negativo, negativissimo, sì, no, sì, non è affatto negativo, io penso sia un bilancio molto positivo, però ovviamente ci sono state 3-4 squadre che non hanno fatto tanti punti, mi sembra sia Alchimia, Castiglione e Castelvernieri che hanno comunque fatto sì che le altre squadre siano tutte lì con i punti, ovviamente auguriamo alla squadra di Mister Spinelli e, certo, del presidente Morra di riprendersi e di partecipare ovviamente ai playoff con la speranza di qualificare e di vincere i playoff, ovviamente di qualificarsi, promuovere per la promozione per la seconda categoria. Allora, noi ci eravamo prefissati ovviamente a termine degli argomenti generali di fare una top 11, sì. Io diciamo, io direi che possiamo, a scelta vostra, la vogliamo fare, la facciamo questa top 11 al volo di tutti i tempi. Ok, mettiamo allora la schermata. Mettiamo la schermata in cui praticamente realizziamo queste utopiche top 11 che vanno a pescare giocatori da tutti i tempi, perché creando un dream team nel quale possono giocare magari, che ne so, Di Stefano che ha giocato 50 anni fa, sì, e Neymar, sì, sì, che sta giocando attualmente, quindi avete libertà totale di manovra, di nazionalità, di ruolo e quant'altro. Chi inizia? Posso iniziare ne fate una insieme o una ciascuno? Insieme? Però non ci troviamo d'accordo. 4-3-3. Allora iniziamo da Tommaso, un bel 4-3-3. Sì, eh? Esatto. Scegliere anche il colore del... va bene così. Va bene, colore del Napoli che sta anche perdendo, tra l'altro. Sta perdendo. Mi avranno visto in live perché ho messo un attimo la mano così. Diamo subito sta news. Quando sta perdendo il Napoli? Dove sta? 1-0. 1-0, gol di? Non lo so. Pereiro? Maledetto. da interista God. Allora, questa settimana c'è bisogno per l'Inter, diciamo, che il Napoli non faccia risultato. Ci hanno un po' dato addosso a noi interisti. In porta penso non ci sia alcun dubbio con Buffon. Diciamo ce lo ritroviamo spesso nelle top 11, il mitico Buffon nazionale. Ok, difensori centrali, Nesta, Maldini. Così che si formò la nazionale. Sinistra, 98. Roberto Carlos. Quella è la destra. Questa è la destra, qua ci sta Cafu. Noi diciamo la destra del campo, ovviamente, okay, si intende. Roberto Carlos, Cafu.
Poi Pirlo, altro must, come si chiama, must to have. Scholes. 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 Vabbè, vabbè, te la diamo per buona. Paul Scholes. Sì. Perfetto. Poi Zidane. Io ho visto molto spesso colpevolmente assente nelle nostre top 11, non lo vedo. Yeah. Zidane. Purtroppo. Si fa, perdonali. Poi a sinistra per me all'apice Ronaldinho. A destra Maradona. Prima, se mi ci metto io faccio 500, sì, quella, sì, partita. Sì, sì. E prima punta Ronaldo il fenomeno. Niente. È niente. Corco, come si dice. Diciamo qui. Allenatore? Allenatore Frankie Lampard. Oh, come mai? Un altro pezzo di cuore che non ho potuto mettere. Lo vedi come allenatore del futuro. Se non l'hai potuto mettere in gamba, allora esatto, dice, almeno in banchina, esatto, ce lo, esatto, mettiamo. Esatto. Ok, allora rileggiamola: Buffon, Cafu, Nesta, Maldini, Roberto Carlos, Scholes, Pirlo, Zidane, Maradona, Ronaldo, Ronaldinho. Allenatore Frankie Lampard. Ed è una delle più in linea con il mio pensiero, di quelle che abbiamo visto fino adesso. Tocca a te. Formazione? Vediamo un po'. 4-3-1-2. Sì. Bellissimo, bellissimo. 4-3-1-2. Con rombo? Col rombissimo, c'ho il numero 10, cioè per me il calcio c'è il numero 10, proprio senza là in mezzo, senza trequartista non è pallone, non è pallone, che okay, questo è un 4-3-3 però, no, vabbè, allora... no, mi lasci il numero 10 in panchina così. Dobbiamo, forse il programma dice devi pensare che quell'attaccante è un trequartista, esatto, quindi esatto, dobbiamo andare a fiducia, andiamo a fiducia, io lo metto comunque il mio 10. Magari penso sia quello centrale, sì, 10, eccolo là. Esatto, 10 è quello, esatto, esattamente. Quindi. Allora iniziamo dalla porta, chiaramente. In realtà sarebbero due, ne penso due. Oliver Kahn e Buffon. Poi tu sei il portiere, quindi lui, diciamo su questo... Sì, 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 lui ci azzecca molto, Oliver Kahn. Caratteraccio in campo. Grazie, Tom. Squalifiche, a piovere. Metti Buffon e Kahn a pari me, Buffon. Beh, non mi ricordo nel periodo in cui giocava Kahn, io lo adoravo, te lo giuro. Kahn con questo atteggiamento. Vabbè, era fortissimo, era fortissimo tra i pali, era, ma poi fuori dai pali soprattutto è stato il primo a uscire tantissimo dalla porta in Europa, in Europa. Mi sembra che anche con i piedi abbia fatto qualche bella assist, qualche assistino così, ma anche qualche ma danni, piccola gaffa più danni che cose buone con i piedi fuori dall'area. Ci vuole personalità, però ci vuole molta personalità. Sì, sì. Difensori centrali Baresi, Maldini. Assun Maldini, mettilo a sinistra. A sinistra non posso non mettere Roberto Carlos, innamorato perso di Roberto Carlos. Vabbè, un giocatore eccezionale, ma indipendentemente ma proprio il calcio. Indipendentemente dal tiro fuori dal normale, ma poi proprio come giocava, posizione. Innamoratissimo di Roberto Carlos. Il Zambrotto nazionale ce lo metto. Zambrotto pure io l'ho pensato. Il Zambrottone nazionale ce lo voglio mettere. Ce ne saranno sicuramente di più forti che non vengono in mente, ma Zambrotta sicuramente ha segnato un'epoca. Là in mezzo è per affetto e per anche secondo me doti tecniche, per quel ruolo là da centro difensivo, lì moderno e non, metto il Cuciu Cambiasso. Ah, Cuciu. Diciamo che lui ha vissuto un po' una seconda giovinezza all'Inter, perché prima dell'Inter ha giocato al Real con un po' di difficoltà, ma con Guti là davanti. Tanta panchina, se ricordo. È finito su di riflette. No, il cambiasso, il mio cambiasso ce lo metto. Il trofeo, mi ricordo, puntate Fabio, il nostro regista lo definì il trofeo più rubato della storia. Quel triplete. Vabbè, l'invidia, sarà l'invidia. Gerard, altro grandissimo centrocampista, e dall'altra parte Zidane.
Il mio numero 10 è Roberto Baggio. Il divin Codino. Io sono di parte per Totti. Però non l'hai messo nella tua top 11. Il mio 10 è Baggio. E là davanti c'è molta indecisione. Comunque Ronaldo è il fenomeno sicuramente. Immancabile. Ma ragazzi è... Non ricordo dal vivere eccezionale, mamma mia, faceva delle cose infermabile. Sì. Ce lo metto Maradona perché glielo devi mettere. Vabbè, ma non perché, è che non glielo puoi mettere. Ma perché lì fondamentalmente io l'avrei dovuto mettere come allenatore, perché lì sì. Non, qua dobbiamo mettere giocatori, calciatori. Maradona non era un calciatore. Vabbè, sono napoletano, sarò di parte, però come allenatore questa squadra qua, così come Ancelotti, secondo me anche Guardiola, però Peppino Guardiola, diciamo che un po' di ordine lo potrebbe dare Sir Alex Ferguson. E ci mettiamo Ferguson. grande Quanto mesi, un mostro sacro del calcio. Quanti trofei ha vinto a Manchester? Ha allenato per 29 anni. Non lo so se esiste qualche altro caso simile nel calcio Wenger mondiale. Ha allenato Wenger per 12 anni, allenato, mi sembra abbia allenato l'Arsenal. Sì, più o meno 12-15 anni, cose del genere. Diciamo che in quel periodo tenevano gli allenatori per tanto tempo. Rileggiamo allora, riepiloghiamo il top 11 di Marco. Buffon in porta, la difesa Zambrotta, Baresi, Maldini, Roberto Carlos, a centrocampo Gerrard, Cambiasso, Zidane, attacco Ronaldo, Roberto Baggio, anzi trequartista Roberto Baggio, e in attacco Ronaldo, Maradona, ben assortito secondo me come attacco. Sì, poco fisico, ma tanta fantasia. Allora, Baggio, Maradona, Ronaldo. Che ci serve un fisico? Là non credo che... Però puoi togliere la 10 a Baggio, per favore. Non riesco a vedere la 10 a Baggio, la 10 a Maradona. Roberto Baggio, il mio Baggio. Sì, in quanto diciamo grande nazionale italiana, grande interprete, del grande rappresentante della nazionale italiana, anche diciamo, ahimè, quel rigore alla USA 94 ci ha fatto un po' penare, però ci portò lui in finale. Secondo me se lo merita il 10 e io lo lascerei tutto. Pallone d'oro pure. l'ha vinto il pallone d'oro meritatissimamente, cosa che poi non è stato fatto altrettanto con Alex Del Piero. Però vabbè. Quindi voi dite che l'italiano più forte di sempre è stato Baggio. Senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio, non me ne voglia Del Piero, non me ne voglia Totti, non me ne vogliano tanti altri campioni che giocano in altri ruoli, però io penso che Baggio abbia sublimato il mito, secondo insieme, me. Insieme a Rivera, mi sembra anche Sivori. Sì, no, io parlavo del pallone d'oro, come unici italiani che hanno vinto il pallone d'oro, mi sembra che sia Baggio, Riva, sì, Rivera e Cannavaro. È troppo recente, per questo non me lo ricordavo. Vabbè, ma piedi, voglio dire. E anche Sivori mi sembra che abbia vinto da oriundo, anche essendo di provenienza argentina, però lo vinse quando faceva parte della nazionale italiana. Basta che non sto dicendo una... una baggianata. Allora ragazzi, siamo giunti al termine. Cristiano, però c'è un problema con la chat del programma, perché io sto vedendo da inizio puntata un sacco di commenti nella chat, però sono sempre gli stessi. Ho visto okay. Solo uno del mister Carbone. Se ce l'avete, leggiamolo, perché è un peccato non menzionarli. Mister, non siamo stanchi, siamo sempre... Ha scritto Raffaele, ci stai stancando i ragazzi. Mister, non vi preoccupate. Li sto spompando, come si suol dire. Michelino, ti voglio bene. Grande Michelino. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto Tommaso e Marco che mi hanno tenuto compagnia in queste due ore e passa di ovviamente di passione per il calcio, di chiacchiere per il calcio e di calcio battipagliese. L'appuntamento con Stadio Rione è a settimana prossima, ovviamente sempre lo stesso orario, le 18, a meno che non ci sia qualche ospite che abbia ovviamente preferenze per l'orario, siamo molto flessibili per il momento.
Ringrazio Mister Cirillo e la società Calcio Stella che hanno dato la possibilità a Marco e Tommaso di essere qui con noi oggi. L'appuntamento è inutile, come si dice, ogni volta che terminiamo una puntata dirvi tutti gli appuntamenti che abbiamo settimanalmente, quindi appuntamento a domani con il Rione. Ciao a tutti da Stadio Rione, ciao. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ma vicini si fatte, mi chiamo pure Peppa. A te da saci come palla strada sapo step. Rimo come Shrek che pila in coppo bit. Non c'è spazio tetta a tetta per te. Sta società non mi ammira. Ti nascondo con cosette te sette. Te pure si tiene sette tette. Tramette ci sono i tramezzi. Rimo come